Buonasera, buonasera, ben ritrovati qui su Race for Win dagli studi di Life is Life Network. Come tutti i mercoledì sera siamo qui a scartavetrarvi e non diciamo cosa. Quelle che non si vedono. Esatto, come sempre con me al commento e a tenervi compagnia abbiamo il mitico Cicci. Buonasera a tutti, buonasera Cicci. Pelo, Alan, e il giapponese Alan. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao. Poi, Cicci, ciao Ale, ciao Fabio. Stasera siamo molto giapponesi, in quanto abbiamo il campionato giapponese in una pista giapponese e Alan è venuto giù con la macchina giapponese. Dello stesso colore dei giapponesi. Non sono azzurre, no, del team palanchino però. Cominciamo da dire. Fregato sul beat. Esatto, andiamo a salutare anche gli altri due ormai fedeli compagni di commento, il pilota e commentatore Speedy. Bella Speedy. Buonasera, buonasera. Grande Speedy. Buonasera. Aggiungo gara giapponese, pista giapponese, macchina totalmente giapponese. È vero. Tutto già made in Japan. NSX. Yes. Infatti evento è proprio made in Japan. E abbiamo sempre collegamento via Skype con noi il mitico safety cartista e motorizzato Merdeces Vulcaniano. Buonasera, buonasera a tutti. Grande Vulca. Bella Vulca. Anche stasera con una bella Mercedes davanti a tutti voi. Dietro. È meglio che sia dietro, fidati. È meglio che sia dietro, dici. L'unico caso in cui è meglio averti dietro che davanti, perché vuol dire che non c'è. Non ci sono problemi. Esatto. Non c'è, esatto, beh, sì. Mi sto parlando nel frattempo. C'era Pelo che non riusciva a collegare due cose. Ma separate. No, perché c'era Alle che è intervenuto e lui non capiva. No? Sì. C'aveva un attimo il ciclo. C'ho un neurone arrugginito come le puntine del Suzuchino, no? Al 1000, no? Che ma quando... il bello della diretta, dai. Manca il brutto. Vabbè. Comunque, Alle, finché non partono le macchine, l'audio non ce l'hai. Italia? Uno. Comunque io vi dico che secondo me stasera safety car esce, perché Suzuka è stretta, ci sono un paio di curve inizio gara che direi di prepararla bene. Quindi in che pista siamo? Allora siamo nella pista di Suzuka, che vado a leggere perché non di Suzuka. Suzuka dove fanno Suzuki. Non mettere la canzone, ok? Non l'ho capito. Ho comprato la moto Suzuki. L'ho comprata soltanto ma te. Ma da quando? Sì. Tu non fai gli spurghi, la moto Suzuki la tengo per me. Ok, va bene, ci siamo, quindi Suzuka. Siamo in bolla, Suzuki, che è Suzuka, che è un circuito in... In asfalto, non sterrato. Ci sono i cordoli. Non c'è dei gaioni. No, c'è, però fuori dai cordoli. Fuori. 5 km di pista, quanti? 5,8. Cioè, hai sbagliato 800 metri. Vabbè, dai, ci sta. Ma perché non vedeva l'otto? No. Alan taglia sempre un po'. No, ma perché c'era la frezzina. O allunga tanto, te lo ricordi, Speedy, quei 25 km di curva. No, di rettilineo. Di rettilineo erano. Sì. Allora, comunque sia, sono quei 5807 metri per la precisione. Sette. Perché noi siamo di Reggio, sennò sono 7 e sei di Parma. Occhio. Ci sono 18 curve, l'inaugurazione è nel mitico anno 1900, sparano da 62, lo dico io. 1962. Recente. È nato mio padre. Beh. Un applauso e un condoglianze al povero papà di... Non abbiamo salutato Alan in regia, che potrebbe spegnere la diretta. Anch'io l'ho salutato. Vabbè, forse io non mi ricordo. Eccolo lì, guardalo lì. Ale. Si fa vedere subito oggi. Il robot. È vero, ormai è un robot. Intanto, come leggiamo i commenti di Gabriele Ciriello, che dice: tutto pronto, ragazzi. Grande Cicci, ti salutiamo dalla regia di Race for Win. Ciao, ciao. Questa risata, per chi non lo sa, abbiamo sentito un commento del nostro antico regista. Il nostro, ci stava. Il nostro regista, che cominciano a invidiarci tutti. Adesso racconteremo durante questa bellissima gara di soli 60 minuti. Soli. Io avrei scelto per 120. Speedy ha detto che gli si scappa. Vi dico, se nel caso vedete la mia macchina nel prato, non è perché ho fatto un dritto, ma perché mi sono addormentato. Si è addormentato sul volante. Diciamo che potrebbero essere due le cause: o come sempre è finito in un prato, o se no si è addormentato.
Quindi sì, la sì. differenza, lo dico per chi ci segue a casa, vedrete Speedy o in fondo classifica in caso in cui si fosse addormentato, oppure lo troverete dalla decima posizione in ma giù. Se mi sono addormentato è facile, non mi senti neanche commentare. Quindi ma effettivamente, sì, sì. Vai tranquillo. Ti sento un attimo un landino e partire invece che una Honda. E partono in questo momento proprio le qualifiche. Quindi abbiamo un bel 15 minuti di qualifiche con la temperatura dell'asfalto a 28 gradi Celsius, cioè. Quella dell'atmosfera a 23 gradi. Il circuito risulta veloce e le previsioni sono in contrasto con quello che abbiamo fuori. Dove tira gente? Perché qua c'è il sole, figa, lì c'è il sole, figa, dai là, l'omo. Dai là l'omo. Quindi l'omo, chi si sfiderà? Kelfen, Luca G, Christmas, Pez, Aise, Ciupito, Kaifa, Gian, Luvicio, Speedy, Giulio Charles, Katavt. Che è difficile dire. Katav. Katav. Ma perché ti chiedi Tov? Katav. Non sono un russo. Ah, ma non c'è il Katav. Freddo Mostro, Bora, Bayres, Fustacchione, CBR e Vulcaniano in pit lane. Il nostro esatto. safety car artista. Manca appunto il nostro bellissimo Calli. Sì. Yes. Sì, sì, stasera manca. Che se non sbaglio festeggiava un anniversario. Allora, secondo me, io vorrei invece... È sempre quel pelo di che no. tira più di... Allora, io devo fare... Non è che festeggia un anniversario. È che se non sbaglio, è il compleanno di sua moglie. Mm-hmm. Ah, e quindi è quindi, stato costretto. Lo so perché io gli ho fatto gli auguri subito stamattina. Ah, che cancro. Quindi è sempre lì che batte il chiodo. Io. Sì, sì, lui non si ferma mai, ragazzi. Il Calli è così. Lui è sempre sul tempo sul giro, mai sul tempo lanciato. Ma come stona? Mi sa che era anche un po' costretto, credo. Sì, è mica difficile, via. Secondo me gli ho detto, te Johnny, se vuoi continuare a divertirti. Secondo me è meglio che ti ricordi di qualcosa domani. Se vuoi, se vuoi continuare a fare dei giri di qualifica, secondo me, se non vuoi pagare la tassa è meglio. Che... Ma soprattutto continuare a bere Montenegro all'Alpa. Sì, è vero, vero. In diretta internazionale. Ricordiamo per chi ci segue che noi siamo in diretta ovunque. Ovunque, in tutto il mondo. E comunque. Ovunque e comunque. Disse il dunque. Partendo da Italia. Italia. Emilia Romagna. Famosissima piattaforma Italia. Patriottico Amino. Allora no, li vedete i simboli lì nella live, guarda in fondo lì, a sinistra, fondo bellissimi a sinistra. Instagram, Twitch, cosa c'è? Twitch, YouTube e Facebook. Top, tutto gas. Sempre e comunque. Ok, allora io ti chiederei di andare un attimino su di noi. Che ci penso io. Su di noi. Ci sono tante nuvole. Purtroppo. Stasera ce n'è. Vacca al treno. Guarda lì, come giostra. Però allora ragazzi, questo è un circuito veramente molto difficoltoso. In quanto abbiamo... invece c'è, in teoria c'è. C'è, in teoria c'è. Adesso arriva il controllo tecnico. Quindi mi sposta così. Sposta, è un circuito molto impegnativo, veramente molto. Non ti può distrarre un attimo, cosa che capiterà spesso a me invece. Raccontacela un po', Speedy, questa pista, com'è? Allora, è verde, grigia, i cordoli sono rossi. Sta prendendo da noi, bianchi. Speedy, a commentare. Sì. Ma guarda, è una pista, a me sinceramente su Suzuki non mi fa impazzire. Proprio, e tra l'altro l'ho scelta io, quindi mettiamoci bravo, bene. Bravo! Ti sei proprio tirato il martello sul piede. Che sinceramente non mi fa impazzire. Ma come penso tutti quanti? Perché è molto, cioè, bella perché è molto guidata, però poi di notte è veramente dura perché sono dei punti che non vedi proprio la staccata. Ah. E quindi vai un po' a casaccio, via. Allora, io ho visto che sei qua e sei là, ormai dovresti essere quasi sul il rettilineo del traguardo, ti manca ancora un po', vedo. Ma è chiamato. Eccoli! E lo stiamo facendo vedere in diretta. Io proprio lui. Ne approfitterei per venire, se posso, in macchina con te e tu ci fai vedere un po'. Venga. E quindi montiamo contro la sua volontà. Adesso devo ricordarmi qual è il tastino. Eccoli. Ok, eccolo qua. In macchina con Speedy. Guardate con che padronanza del veicolo va a... stacca forte su questa chicane. Sì, questa è la chicane da prima. Dove io te qua c'è un punto bruttissimo quando esci di qua, perché c'è un avvallamento che ti butta dentro i box. La macchina ti parte e vai dentro i box. Sì, perfetto. L'abbiamo notato tante volte. Ricordiamo, abbiamo già i primi tempi, ragazzi. Pez ha già fatto un 2-0-3. E quindi andiamo a farci spiegare la pista dal buon nostro carissimo
Speedy. No, questa diciamo la parte iniziale, essere la parte più forse difficile, dove secondo me fai il tempo, che io ho sbagliato qua così, ecco, come ho detto. Adesso ho sbagliata. Quindi dove non farai? Oh. Giallo, ti ha dato una sportellata. Come sempre, però ti restituisce posizione. Allora, niente, dopo rientro in box, vi faccio un attimo vedere che arriva la macchina, mi sposto. C'è sempre... Ok, quella, il serpentone che non ho fatto, ovviamente. Che è la parte dove, secondo me, se lo fai bene, guadagni tanti secondi, ok? Ok, tutto da affrontare in terza, quarta marcia. Parti in salita qua, terza, quarta. Poi si stacca, si mette la terza, si chiude sul cordolo, leggermente larghini, si butta dentro la seconda. Seconda, terza, quarta. Poi c'è lo staccatone sul tornantino a sinistra. Da prima marcia. Da prima marcia, sì. Mamma mia, come la inserisce, come se avesse una 1 praticamente. Giro il volante quando è concerto. La panda. Qua, terza, quarta, quinta. E questa arriva una doppia curva a sinistra che non è per niente facile, perché fai fatica a vedere dove andare a mettere le ruote. Qua si fa di terza, poi chi l'ha fatto tutti in terza, io invece butto dentro la seconda per dargli un po' di trazione, gas spalancato, terza, quarta, quinta, sesta, e si arriva al curvone che si fa in quinta, che spesso invece mi giro, perché non so perché, quando la punto dentro si stacca grosso modo al cartello di 50, si morna un po' il gas, si butta dentro, ogni tanto ti parte la macchina, e se ti parte mangi fuori le gomme, e qua si stacca. Seconda, volevo si va un po' sul cordolo. Vai, vai, poi vai. Ci si lancia sul rettilineo di Suzuka. Velocissimo questo giro per il nostro Speedy. In ritardo di 12 secondi e 78 in peggioramento. Adesso direi che mi fermo e vado ai box, che devo riuscire per fare almeno, riuscire a fare un giro di qualifica. Ok, allora noi intanto andiamo a vedere i primi tempi allora di tutta la classifica. Aspetta, un secondo. Arrivano i primi saluti da casa. Che abbiamo una Greta. Si è inserito BRS, che ha piazzato un bel 202-160. Bel tempo, veramente. Secondo rimane Pez. Adesso c'è Giulio Chas, che si è inserito come terzo. A un secondo e due più o meno. Sì, adesso li vediamo anche noi. Poi c'è Luca G in quarta posizione, Vicio quinta posizione, sesto Bora, settimo Kelfen, ottavo Ciupito, Kaifa nono e decimo Katav. Questi i primi 10. Andiamo a vedere il riepilogo dei giri per capire già da subito in quanto girano. Allora, il primo tempo cronometrato 2:02:160 ce l'ha BRS, e diciamo che solo fino alla terza posizione stanno all'interno di un secondo. Mancano ancora 7 minuti alla fine delle qualifiche. La temperatura è rimasta costante, ricordiamo 28 gradi dell'asfalto. La temperatura ottimale per le gomme slick. Slick? Slick. Slick perché in teoria non scivolano. Non scivolano mica, no. Sono come delle chewing gum. Non fai come un aneddoto di un nostro caro amico che ha un'officina Renault, che si narra che arrivò all'uscita in autostrada e disse scivola. Scivola. Renault Master. Ma sei per me o sei mio? Si è fermato, l'ha tenuto. L'ha tenuto. Che vi ricordo che l'ultima gara in supporto Zucca era in quell'inizio. Infatti. Col bagnato, sì, quella gara fra team. Era quella fra team, quindi tu avevi la Nissan. Sì. Chi ha vinto modestamente? Uno che aveva la macchina che andava 10 volte di più delle altre. Sembravi Mark Marquez della situazione. Diciamo che... l'ultima gara, macchina pari. Presi di santa ragione, come se non ci fosse un domani. Quello che vorrei far vedere è che abbiamo il Pez, che è uno dei miei cavalieri, mantiene le colorazioni del team ufficiale. Infatti, tanto di cappello al Pez. Andiamo a vedere Giulio Chars. Giulietto, guardalo lì, sempre col giallo. Onda gialla e blu per lui. Che mi ricordo che era classico i suoi colori. Esatto, era riferita a una certa squadra di calcio. Parma? No, perché lui dice: c'è la macchina del Palma, lui si arrabbiò come pochi. Stato fatto un lungo. E si è fermato. Lo faccio perché adesso sta venendo qua il picchiaggio. Cos'è che hai detto? Vado lì, Bora. Tutta viola. Bora. Intanto io ho tagliato le gomme. No, è Kelfen viola. Il curvone finale. La sera Kelfen, la macchina viola. Fatto un attimo di confusione. Allora, 260 imbattuto per ora la pole provvisoria di BRS. Ma mancano ancora 5 minuti e 20 alla fine qualifica. Facci vedere la macchina di BRS. Intanto il Vicio per la terza posizione davanti a Giulio Chas. Eh
10 alla Honda Ninja. E rimangono ancora senza tempo Gianlu, Speedy, Freddo Mostro. Freddo Mostro. Nomi importanti per la classifica. Tra l'altro, sì. Freddo Mostro l'ultima gara ha avuto anche qualche problemino di connessione. Tra l'altro lo vedo in box, quindi sono preoccupato. Speedy lo troviamo in penultima posizione per ora. Il Giallo ha ancora qualche difficoltà per lui, che non ascolta i buoni consigli che gli ho dato io. Aia Giallo. E quindi sicuramente non riuscirà a fare il tempo cronometrato. Ricordiamo che Bayer RS è uno dei team principal palanchino. Quindi attenzione. Ah, non intanto volevo ricordarvi anche, scusate mi interrompo pelo, vai, che sul nostro Discord abbiamo il canale di biografie, sì. Quindi se volete ci abbiamo già qualche piccola biografia, tra l'altro tra tutto è uno che, se non ricordo male, lavora per la Ferrari Formula 1. Non ho capito, Speedy, l'ultima frase che hai detto. Che, se non sbaglio, ha come lavoro proprio a che fare con la Ferrari di Formula 1. Sì, lavora in Ferrari, ma sì. Oppala! Il suo progetto è anche quello di andare all'interno del team corse sul posto, sì. Infatti ho detto che adesso andrò a trovarlo Maranello, visto che ci passo spesso. È proprio uno di... No, c'ha il corso nel sangue, sì. Grande BRS! Tutto rosso. No. Tanto è un tuo nuovo acquisto. Quindi la terrò buono. Ma c'è il piede pesante, ragazzo. Poi mi sa che vada anche con i go-kart. Mamma mia, quante cose che fa questo ragazzo. Ma facci vedere la sua macchina. Adesso, adesso mi informerò se c'è qualche ragazzo di loro che eccolo va gira in kart, che così. Ci sono. Cioè, adesso lo andiamo a dire in diretta subito. Aspettiamo qualche secondo. Che abbiamo tutta la nostra bellissima biografia dei nostri piloti. Novità assoluta di questa stagione su Race for Win. Quindi invitiamo tutti i ragazzi che vogliono partecipare. Stavamo parlando appunto di Ba RS. Vai. Non lo trovo. Perché qui non hanno ancora scritta. Guardavo l'altra. Eccolo lì. Ba RS, allora mi chiamo. Buonasera a tutti, intanto parte così. Mi chiamo Marco, ma per la community mi conoscete con il nick della biografia Ba RS. Manca poco i 30 anni e da qualche anno ho cominciato a lavorare per la Ferrari in Formula 1. Ho una grande ambizione, quella di andare in pista e colmare la vita di ricordi e realizzazioni. Oh ragazzi, ci vedo poco, mi sono che mi avvicino. Non ci vedevo. Passano qua vicino. Manca boia che schiva. Nella vita sono un personaggio intraprendente, deciso e determinato. Non mi limito a seguire gli ideali, mi piace sorpassarli definitivamente con l'odore di benzina, lo aggiungo io. E così si riversa in pista. Sono dentro il mondo sim racing da poco, ma le corse, anche nella realtà, sono sempre state la mia più grande attrazione. Dai kart alle auto sportive, tutto ciò che si accende e brucia gomme sull'asfalto è un'emozione ineguagliabile. E qua dobbiamo dire che noi non possiamo nient'altro che sposare il tuo pensiero, grandissimo Ba. Grande virus. Non sono un poleman, e qua in verità lo sei. Sta lavorando. Non vado per il giro veloce, ma so farmi valere nelle gare. E per ora devo dire, ragazzi, devo dire che in realtà quest'ultima parte la deve correggere perché si è smentito subito. Quindi se lui non è un poleman, figuriamoci in pista adesso. Esatto. Lui di solito è più forte dopo. Io andrei a beccare qualcun altro, visto che abbiamo ancora qualche minutino prima. Intanto arriva 40. Anche i saluti a Giulio. Comunque le riprese col drone del Punch sono presenti anche su ACC. È vero, ricordiamo, guarda qua, è lui che sta pilotando in realtà. Sì. È lui, io. Allora ti chiedo subito, Giulio, se ci fai vedere la nostra cabina di regia. No, sai che di solito glielo chiediamo, lui arriva col drone. Allora. Aspetta, l'hai colto impreparato, dagli un attimo di tempo che ce la inquadrerò. Grande Punch che ci assisterà anche questo sabato e questa domenica presso l'autodromo, che non è un autodromo. No, Sport Park di Maggiora. Per la precisione, di Maggiora. Intanto, non vorrei disturbare, ma il Gianlu ha fatto il giro e ha fatto il terzo. La terza posizione al vicio, Gianlu. Però prende un secondo da BRS, ha fatto il giro stratosferico. A quanto pare il pezzo si avvicina appena, togliate due decimi. Solo il pezzo scende 4 sotto decimi da Barres al 202. Gli unici due piloti scendere sul 202. Quindi vedremo in quest'ora di gara come si evolve, perché ormai 40 secondi alla fine delle qualifiche. Pit è sicuramente obbligatorio, immagino. Assolutamente sì. Gomme, benzina, sì. Speedy? Allora, il pit obbligatorio è solo benzina, ma le gomme vanno cambiate per forza perché uno non tiri. Certo. Tra l'altro poi di notte la temperatura poi cala e quindi se non azzecchi la pressione qua è un po' dura. Sì, quindi avremo
avremo tra l'altro ancora una volta da valutare quale sarà la strategia più opportuna per vincere questa gara di 60 minuti. E quindi sia la pressione di entrata, cioè decidere se si preferisce sfruttare il giorno o la notte, sì. O il cambio gomme. Vedremo i nostri piloti cosa avranno scelto nel loro carnet di scelte. Tanto Giulio, Giulio che frega il Gianlu sul finale. Ragazzi, anche lui scende, no, sì, scende anche lui sotto il 2-0-2. Per precisione 202 900. Vogliamo se ci hai preso 203 045. È un decimo, sì, ho sbagliato, no, Intanto abbiamo Freddo Mostro che è ancora senza tempo, ragazzi. È Katav, il primo che prende la bandiera a scacchi, in 13ª posizione. Devo farlo vedere. Ah, è vero, è verde. Guardate la maglia di, del buon Cicci. Falla vedere. Che si vede. Lui è trasparente, ragazzi. C'ha il petto trasparente, quel ragazzo qua. Sembra la criniera del Super Saiyan che si sta veramente super saiyanizzando. Super saiyanizzando. Cioè, gli ioni attivi col pon. Intanto vediamo Speedy, vediamo che ha migliorato un sacco la sua posizione. Sì, ho fatto fuoco alle polveri. Intanto vedo Freddo Mosto che mi fa preoccupare sempre di più perché lo vedo fermo ai box. Continua a essere fermo. Lo seguivo, ha fatto un paio di errori nel giro lanciato e penso gli ha annullato il giro. E intanto ha fatto un tempone. 2-0-1 Pullman by RS, quindi 2-0-1-7 addirittura. Pez ancora, anche lui in 2-0-1-9. Io aspetto Giulio perché siamo qua con la sua telecamera. Giulione. E sta facendo un giro, secondo me, di tutto rispetto. Vediamo se avrà pagato questa guida molto pulita di Giulio Charles, che non ha il sangue agli occhi per ora. Terza, quarta, quinta sul rettilineo di Suzuki. Niente, va a chiudere, niente, un secondo e tre ancora arrivare, per lui. Deve ancora arrivare. Doveva ancora arrivare, ma è uguale. Ma è rimasto lì, almeno che non si sia incantata. Quindi, andiamo. Christmas frega il Gianlu. Mamma mia, sul finale. Quarto Christmas, quinto Gianlu, sesto il Vicio. Poi c'è Lucaji. Tonji patonji. Lucaji, settima posizione per lui. Secondo e quattro, no, secondo e nove. Ma perché, perché abbiamo questa musica da giochino fino agli anni 80? Bellissima. Beh, ragazzi, giocano anche con delle Honda. Esatto. Honda fa sempre il nostro regista fa sempre un po' agnotto. Non lo trovo, esatto. Lo troviamo, la classica musichetta da videogioco. Esatto, l'ha messo preparato anche qua. Sembra tutto casuale, ma tutto casuale non è. Questo ragazzo vive qua. Ha detto un filo logico. Quando da ragazzino usavi il Gran Turismo, l'Honda. Intanto, complimenti a Vulcaniano perché ha fatto il 18esimo tempo. Senza doppiato, mamma mia. L'uomo che divide le macchine. Ma quindi chi è che manca stasera? È Calli. Ne mancano due. Uno che era uno nuovo che era entrato. Sinceramente l'altro non ho visto. Vediamo se faccio in tempo a vedere. E Calli manca. No, perché cioè, Calli non era iscritto. Non c'era scritto il Calli. Non era neanche scritto. Mamma mia, mamma mia. E quindi, ma sapete che macchina ha BRS? Ma no, penso Honda. Un Mustang. Nella sua vita c'è un Mustang. Togo. Gestione cavalli americani. Mustang è recente o Mustang di quelli un po' recente. Più no, recente. Recente, tra l'altro lui lavora che curvano. Lui lavora in una bellissima officina che io ho avuto la fortuna di visionare dal vivo, che è la gestione sportiva, e devo dirvi che è un laboratorio medico con dentro delle Hermle, che per chi non lo sa, diciamo è una delle migliori 5 assi al mondo. Bocca. Così. Non è vero. Nocciola perle stasera. Non è vero, ragazzi. Lo detto una bala. Adesso mia, ma è uguale. Cambia niente. Naturalmente, perché sempre morse sciù. Quindi, tutto pronto in griglia di partenza. Tutto pronto alla grande carica. Un minuto a un'ora di gara. E noi vedremo grandi sbattagliate con i nostri piloti. Ne vedremo delle belle. Senti qua il basso che pompa per questo inizio. Semafori rossi accesi. Ecco il basso. E adesso, per questo giro di ricognizione, per tutti i nostri piloti, andiamo un pezzo. Comunque ci aveva salutato anche l'Isaac prima che non l'abbiamo salutato, quindi lo salutiamo in ritardo. Grande l'Isaac. Sì. Ragazzi, inserite il gettone. Devo fare bene. Vai, biondino, inserisci il gettone. Da questo momento si parla o si parte, vedremo. 16 secondi, 15.
sempre bello vedere quando saltellano. Perché mettono la prima come le moto da No, no, perché le stanno mettendo giù dai click. Sì, sì, sì. Ma tu lascia viaggiare la mente. 4 in partenza. Eccolo qua. Si parte per il giro di ricognizione. Tra pochissimo. Sì, eccolo qua. Con le polveri. Partono proprio ora. Parliamo se qualcuno avrà la coscienza di salutarci. Vedremo i lampeggi che arriveranno a noi. Di solito saluta il Gianlu, ma è partito senza salutare. Grande Gianlu che passa e non saluta. Grande Luca G. Guardiamo adesso tutti. Parte Speedy, guardiamo Cupito. Se Speedy saluta. Fustacchione. Non lampeggia neanche. Ah no, sta lampeggiando. Grande Speedy. Lampeggio. Doveva solo trovare il tasto magico. Esatto, che di solito è il cerchio. Qui è un consiglio. Vai. Di non scaldare troppo le gomme, perché diventa subito, diciamo, buio presto, ok? Sì. Quindi si raffredda in fretta la pista, quindi se scaldi troppo le gomme rischi di bruciare i primi giri. Ah ah ah, quindi sempre tutte strategie queste che... Sì, sì. Intanto vedo su Fustacchione CBR la bandiera a scacchi, non capisco se per caso non l'ha messo in griglia. Ah, ah. Oppure ma no. C'era qualcuno che è partito tardi e si è accodato adesso, ma non so chi sia. È Freddo Mostro. Sì, Freddo Mostro è dietro di me, è partito perché non ha fatto il tempo. Ah, ok, ok. Attenzione, è una cosa curiosa questa. Andremo a vedere se riuscirà a partire in griglia o... Ma magari ha già vinto, eh. Oh, esatto, l'andata vinta a tavolino. E va a vincere, Fustacchione. No, bianca e rossa, bella. Sì, è molto stile Giappone, eh. Sì, con quel blu lì fa molto fa molto Tamiya. Quella lì fa molto anche bianco e rosa lì, salmonato lì. Sì, salmonato, sì. Anche quelli fa molto Japan, sì, sì. Japan. Ci sono molto Japan style stasera. Intanto guardate il pastore tedesco della situazione che tiene queste pecore in griglia. Vulcaniano con la sua Mercedes. Quant'è? 4 marce, quella lì, 4 Matic. Ma la tua, è un tram. La tua, visto che è il modello nuovo, le scritte sul portellone vanno a capo, perché ho visto che l'hanno un po' stretta di paraurti, quindi. Sai che di solito c'era il CLS, no? È riuscito, sì, no? C'era classe CLS, C, 4 Matic, automatic. Adesso fanno un po' da una compressor. Parte, un po' sul lato. Compressor, po' compressor ci doveva essere bello visibile. Beh, compressor bello, però. Con la bello, K. Bello, bello, beh, c'è. E siamo in macchina proprio in questo momento col nostro Gonzales. Amico Speedy Gonzales. Speedy Gonzales, mamma mia. Sto scaldandole proprio le gomme proprio. Le gomme sono proprio ancora proprio blu, poco. Mi risulta. Sì, 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 ma le tengo, non voglio scaldarle troppo, appunto, perché già i primi due giri si andranno su di temperatura, ma poi caleranno per via della temperatura che calerà. Ma poi, per il tempo, dillo Speedy che vuoi provare la durezza dei paraurti di quello che ti capirà davanti. No, io penso di fare la tattica messa dietro tranquillo, quello che capita. Sì, 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 userò qua la tattica qua a passeggio. Intanto arriviamo qua sul finto traguardo. Traguardo che usano. Traguardo diverso. Sì, ci sono due traguardi in questa pista. Uno lo usano le moto, se non dico una stupidata, vero Speedy? Ma guarda, le moto no. Non ci corrono. Non corrono. Infatti, stavo leggendo adesso. Fanno la 8 ore di Suzuka, fanno. Però usano sempre le rettilineo, quello normale. Ma la faremo anche noi prima o poi la 8 ore di Suzuka, vero? Reale, proprio. Sì, reale, sicuramente, però. Sicuramente. Sicuramente. Guarda che bello l'interno della macchina. Hai visto? Di tra l'altro io lì vedo che c'è un Kata, che anche lui ha tenuto i colori del cavaliere. Attenzione, è vero. Mamma mia, come sono patriottici. Basta, questi piloti. Okay, tutto un guarda che bello il radiatore. Invece Speedy ha tenuto i guanti da team principal. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Eccoli qua. Ecco, quindi tutto pronto in griglia. Pronti a partire. Allora, aspettiamo che parta anche Speedy. Aspettiamo che il Punch riesca a mettersi sotto intanto col adesso drone. Sta arrivando. Magari il Punch avanti a vedere la adesso partenza. Un attimo, e Punch non va davanti. Si è fermato un attimo su dietro. Verde, verde, quindi si parte. Tutto gas, via. Via, The Virus, subito pezze. Andiamo in esterno. Un attaccato. Andiamo a affrontare la prima curva. Prima curva con... Mamma mia, mamma mia, come si pelano. È partito a cannone. Attenzione, subito il vicio che va a muro. Peccato. Peccatissimo per il vicio. Gomme fredde, subito va via di culo a muro.
Eh sì, peccato, perché purtroppo la sua macchina, tra l'altro... attenzione, ho visto un'altra macchina davanti a me. Sì, che... sì, 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 no. Fustacchione CBR potrebbe essere. Tanto non capisco chi sia davanti a Giulio. È proprio Giulio che... No, no, Giulio non è terra. Ah, ecco che sì, va a rifare tutta la... Che Giulio è dietro. Esatto, infatti, allora andiamo a vedere un attimino che si sta aggiornando tutta la classifica per capire... È un Vulcaniano secondo, invece... Vulcaniano secondo! Vulcaniano! No, 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 Giulio è terzo, Giulio è terzo. Quindi giusto, Byers giusto. In prima posizione davanti a Pezzi, Giulio Charles è terzo, prima in tre persone. Giallo quarto. Io andrei un po' dietro per vedere là un combattimento subito. L'avevo visto prima, non lo trovo più. Vai, vai, scala tutto. Forse pelo. Potrà essere Isaac con Bora. Qua abbiamo Luca G. Sesta posizione. Ancora tutti. Tutti quanti ringraziano il Vicio, che sfortunatamente sì, ha fatto un muro pieno. Peccato il Vicio. Ripartito. Qua, almeno ripartito. Vediamo se la macchina avrà subito danni o meno. No, sembra che vada abbastanza. Subito quindicesimo. Mi sembra buona, mi sembra che sta andando bene. Forse sì. Quindi è Ciupito che ha fatto il dritto. Il secondo a fare il dritto è proprio Ciupito. Guarda là in fondo, c'è un attacco. È proprio Caifa. Che ci prova no, scusate, Fustacchione che ci sta provando con Freddo Mostro. Ah, Freddo Mostro si butta subito, fa vedere Musa. Attenzione, mamma mia, come bene, stringe. Attenzione, quindi, ne approfitta. Ragazzi, forse è proprio Caifa che si avvicina grazie a questo sconto. Di fastidio, diciamo, che si sono dati. Luca, guarda che Freddo Mostro partiva ultimo, Grande partenza di Freddo. Sì, ha fatto una bella partenza Freddo Mostro. Bellissima, ragazzi. Ci prova subito. Caifa. Ma niente bene da fare. Traiettoria perfetta. Vediamo in uscita. Va sullo sporco. Quindi lo perde. Frega. Perde la posizione. Purtroppo lì ha avuto paura di inserirsi. Si è visto chiaramente dall'immagine del drone di Punch lo stop accendersi ed è scivolato, diciamo, quindi è andato lungo. Ancora sul verde. E lì dietro. Non capisco se è Fustacchione o Caifa. Caifa è qua che sta attaccando. È Fustacchione. Perché Freddo Mostro ce l'ha tutta bianca. Ciupito. No, aspetta, allora è dietro. No, Ciupito dietro Speedy. Allora, Freddo Mostro è tutto quello bianco, se mi sbaglio. Siamo toccati, ma... Freddo Mostro, c'è Isaac che fa un po' da tappo a Freddo Mostro. Sì, vuole andare Freddo Mostro, vuole recuperare quello che ha perso in prova. Si toccano appena. Attenzione, gli chiude la porta in faccia. E per due posizioni. No, la riprende in uscita. Esce veramente forte andando largo. Grande Ice. Quindi Freddo Mostro che si prende la nona posizione su Ice. Vediamo questo. Ma esce fortissimo, attenzione. Peccato, la perde. Peccato. Proprio Ice induce l'errore anche il povero Freddo Mostro. Caifa. Freddo Mostro profitta. Caifa, se ne va. Induce l'errore. Fustacchione rimane dietro. Dov'è la macchina blu? Dov'è Speedy? Non trovo. Sono dietro a Fusta Ciupito. Che mi ha passato. Ho fatto un sottoccato con Fustacchione. Macchina verde e nera, giusto per Speedy. Davanti, intanto, Giulio prende un secondo e otto. Il Path 8 decimi da BRS. Grande partenza. Ma deve essere successo qualcosina. Abbiamo il Gianlo attaccato a Giulio. Vediamo in fondo rettifilo. Gianlu ci proverà sicuramente. Vediamo lo staccatore seriale. È molto lontano ancora. È lontano. Ci prova. Staccata profonda per il Gianlu. Esce forte, vediamo. Esce fortissimo. Oh, guarda come rispetta. Bellissimo. No, si bellissimo. Ci prova. Sghiaia appena. Fa vedere il muso a Giulio Charles. L'ha fatto veramente forte il curmone, Gianlu. Vediamo Gianlu. Ne ha, vediamo. Comunque Gianlu si vede che nel guidato ha purtroppo si vede. Purtroppo il Gianlu Luca G. ha esagerato, no. Però solitamente nel guidato è veramente forte. Io penso che il Gianlu, visto questo errore, abbia ascoltato molto il mio consiglio. Ecco. E io gli avevo detto che con quelle condizioni di assetto che gli avevo dato doveva stare assolutissimamente lontano dai cordoli. Cosa che non ha fatto in questo giro. No. Perfetto. Intanto Luca G in quarta posizione. Aia! I Rocky Rata. Peccatissimo, Luca G. Ingresso cattivissimo. Brutto ingresso per lui. Fatto un brutto ingresso, sì. Intanto, ragazzi, si è a casa, vedete delle interferenze, è dovuto all'elicottero. Da un po' di problemini.
Quindi attenzione, una toccata fra credo Caifa. Sì, Luca G che ha preso su Caifa, mi sa. Sì. Sono toccati l'uscita del tornantino. Attenzione che Caifa è sotto Freddo Mostro. No, Freddo Mostro c'è la bianca, la macchina, quindi colori colori rosa, viola. Fustacchione dovrebbe essere. No? No. No. Allora dietro. Ah, è proprio Aise. Aise no. Dietro. No, Aise è volato fuori prima. Non riusciamo a riconoscere più la confusione. Ma se cambia inquadratura che ci dai i nomi. Tanto Luca G è quello che ha fatto l'errore prima. Ed era giallo. Adesso la classifica se... Fustacchione. Tanto vediamo pit window aperta, quindi eh sì, quindi si può effettuare box. Esatto, il box. Andiamo a vedere appunto la macchina. È Kelfen. Ah, in nona posizione. Perché me lo dà dietro? Ah, ok, si stanno disturbando. Un po' di casini con l'incidente di Luca G. Tanto il pezzo. Adesso è già al settimo posto, non vorrei dire, in tre giri. E vediamo come Kelfen lampeggia Caifa, giusto per dirgli spostati che devo andare. Ma tu devi passare, non mi puoi spalanare. Tanto da regolamento se sfanali uno così devi retrocedere. Ah sì? Non puoi spalanare chi ti è davanti. Ah no? Solo i doppiati, se sfanali uno che ti è davanti di griglia devi passare dai box. Da regolamento. Wocca. Sì, perché tu induci Speedy, a, vai a fregare, no? Dici sono doppiato, invece no, vecchio. Mi sei solo dietro. E intanto vediamo un errore del Pez che si ritrova in quarta posizione. Per il Pez. Peccato, stavo recuperando su BRS, ancora 9 decimi. E adesso arrivano proprio Crisma. Oh, attenzione, errore di Bora. Dove è Bora? Dato, decimo. Sì, andato nell'erba. Sì, proprio sì, Bora. Sì. È arrivato lunghissimo. Tanto là davanti BRS fila 4 io sto secondi. Qua, io sto qua perché abbiamo proprio Caifa e Christmas. Mi sa che sì, è sì, successo sì. Un contatto tra Giulio e Pez perché erano 9 decimi a 1 secondo e 8 rispettivamente. Mentre Giulio adesso si trova a ben 4 secondi e 3 in un giro solo. Vediamo, vediamo. Volevo stare qua appunto per guardare questi ragazzuoli che stanno girando all'interno di tre decimi e quindi tutto può succedere. Adesso c'è avuto un distacco da Kelfen che prima era negli scarichi, quindi forse è una girata anche per lui. Si fa sotto. Ne ha di più. Tutta la scia, guardalo lì. Mentre arriva la notte. Dove andare un attimo a allargarsi. Difficile. Arriva la notte a 51 minuti dalla fine. La notte, arriva il freddo, 20 gradi, incomincia a abbassarsi la temperatura. Dell'asfalto 22. Asfalto 22. Tanto Pez passa 3 secondi 2 dal Gianlu. Quindi potrebbe essere i problemoni. Tanto Freddo Mostro quinta posizione, ragazzi. Recuperato come un animale Freddo Mostro. Ragazzi, incarognito. Freddo le sta dando di santa ragione e sembra che attualmente nessuno riesca a rispondergli. Guardiamo se andrà a combattere sicuramente. Tanto il Vicio sa in decima posizione dopo l'erroraccio della prima curva. Sì, questa è una gara molto lunga, quindi può Speedy ancora undicesimo. Tutto succede, vediamo Speedy che arranca, ma comunque sta recuperando. Sto con calma, con qualche posizione l'ho presa. No, no, ma infatti guarda, è la tattica migliore. Anche perché la gara è veramente lunga, sono passati solamente 9 minuti. Come solo 9? Dall'inizio della gara, siamo entrati al 51esimo minuto ora. Te ne mancano 50, Speedy. Peccato che non abbiano inserito in questo... mamma mia cosa fa? L'ha persa. Purtroppo Caifa, attenzione. Si sposta, bravissimo. Caifa ha sbagliato completamente l'accelerazione. È andato sullo sporco, ha chiesto un po' troppo. Oh, attenzione al contatto tra Vicio e... Tra Vicio e Ciupito. Sì, Vicio proprio... Ma penso a Kelfen. C'è una macchina viola, chi è? Aise quelli, quindi? Kelfen. No. È Kelfen quello con la macchina viola, Vicio invece è quello con la macchina bianca e blu. È proprio lui. Sì. Kelfen e Vicio, autori di un altro contatto in gara, purtroppo. Mentre vediamo BRS che rifila 6 secondi e 120 a Giulio Charles. Ragazzi, me l'avevo detto che queste onde gli piacevano. Facciamo una domanda tecnica al nostro Speedy. Dica. Speedy, Giulio? Speedy, scusami. Tu quando cambi con questa macchina? Quando si accende il rosso? Dipende. Allora, nelle uscite di curva anticipo un po', perché la macchina qua ha tanta coppia. E quando entra la coppia ti parti via. L'hai sbagliato.
devi aspettare, devi aspettare il limitatore. L'ultimo, il vero brio di questa macchina è appena prima del limitatore. C'è VTEC anche lui. Oh, attenzione, davanti è messeggiata la macchina, non so chi è che era. Beh, mezza bibita questa qua, tra l'altro. Attenzione, è proprio Christmas. No, Christmas sbaglia completamente Ciupito. L'uscita all'ultima curva. Era Ciupito, forse. Era Ciupito. Era Ciupito, sì, sì, era lui. Freddo, ragazzi, Freddo ha fatto un erroraccio anche lui, quindi ha perso la posizione su Christmas. Sì. Sì. Andiamo a vedere subito se cercherà l'attacco immediato, in quanto ha comunque una percorrenza di curva molto più veloce, sembra. Mentre molto muto, tranquillo, tra le sue speedy si trova in settima posizione. Con sono stato settima posizione, esattamente. È andato sul pezzo, recupera qualcosina. Eh sì, sto cominciando a limare. Anche Gianlo recupera qualcosina. Mentre Giulio continua a prendere. Se ne va via. Oh, Giulio 1.9, si fa sotto ancora. Sì, che Giulio era giallo, scusa, Giulio ha rallentato, 7 secondi e 8, prende un secondo e mezzo a giro più o meno. Un secondo e mezzo e ne ha perso uno e mezzo già. Ragazzi, ma qua col buio. Attenzione, una vettura ferma. Attenzione, qua ragazzi. Ci sono sicuramente dei problemoni, anche perché vediamo è un doppiato per fortuna. Penso sia Fustacchione CBR. Esatto, anche perché comunque è la macchina numero 15 ed è proprio lei. È l'unico ad aver effettuato il primo pit stop. Il robot. Tanto Ciupito purtroppo ancora a muro. Chi con c'era di fianco? Bora. Bora. Mamma mia. Ripartono. Questa gara qua è un massacro, sì. Ragazzi. Sì. Io ogni volta che sento a muro gli faccio il salvo replay. Così almeno poi avremo da vedere un po' di roba. Mi raccomando, anche all'ultimo giro, No, salva i lati, non ce l'ho più, l'ho tolto. 8 e 9 Gian, e un secondo e uno Gianlu invece su Giulio. Ci sta arrivando sotto. Andiamo a vedere Gianlu, perché sta andando veramente forte. Si vede che Giulio fa fatica con la notte. 2 e 9 pezzo, anche lui si avvicina. Invece Christmas paga 6 secondi. Gianlu, guarda come è scorrevole l'ultima curva. Freddo mostra che ha fatto un incidente, ragazzi. Freddo, muro. Fermo tra l'altro in mezzo alla pista. Ai. E Speedy lo passa proprio ora insieme a Kaifa. Poi passa Luca G. Cioè, Kefen. Ragazzi, io farei un giro di... Torna ai box, purtroppo. È tornato ai box? Penso proprio di sì. No, è saltato. È saltata proprio la connessione. Perfetto. Non c'è più. Esatto. Ottimo. Benissimo. Quindi abbiamo il primo colpo di scena per Freddo Mostro, che purtroppo salta la connessione, quindi sicuramente disconnesso e arrabbiato. Anche la connessione. Ragazzi, questa connessione aver fatto la sua. Fa tribolare parecchio, eh. Eh sì. Quindi sì. Vediamo Gianlu se riesce a tornare su di lui. A un secondo, ragazzi, secco. Ha solo 14 anni Freddo Mostro, 14 anni? Sì. Porca boia, va via cannone, ragazzi. Comunque, vorrei far vedere che anche il Pez è 1.5. Sì, infatti. Eccoli lì, tutti e tre in trenino. Sono tutti lì. Infatti, il Pez, dopo l'errore, si vuole riguadagnare la posizione. Sì. Ma come Giulio, veramente ha preso 10 secondi e 3. Sta quindi andando. Altri 2 secondi. Sicuramente ha fatto un assetto sbagliato per questo. Ma sai, anche col buio si fa fatica, perché cambia tutto, Diceva prima che Speedy con le staccate fai. Attenzione, speriamo che non salti tutta la trasmissione, perché abbiamo appena visto purtroppo dei lampi abbastanza importanti sulla sede qua di Life is Life Network. Speriamo. Speriamo anche per la macchinina del puffo qua sotto. Una bella tempistela, Bene. Ma tu l'hai verniciata con la vernice che tiene. Sì, ma il problema è che entra l'acqua, è quello infatti. Ci mettiamo il tendone. Ah, ok. No, se piove, al limite chiediamo se possiamo metterla qua in radio. La mettiamo qua dietro di noi. Sì. Sfondo interattivo. Guarda lì, Gianlu, è proprio d'osso. Mamma mia, Gianlu, come si fa a vedere su Giulio, come esce di bandiera. Guardate che adesso come sta lontano dai cordoli adesso, guardatelo. Il Gianlu. È lì in scia Giulio, sta preparando l'attacco, lo sta studiando. Guardalo lì, il punch come si avvicina. Il punch dov'è? Col drone. Mentre il Pez sicuramente ha fatto un errore, perché deve ancora passare sul traguardo, purtroppo. Aia, Pez è andato fuori, Christmas ha passato. Sì. Lo vediamo arretrato, purtroppo. Stava spingendo troppo. Carognito duro. Tutto da rifare ancora per il Pez. Diciamo che la temperatura adesso è picchiata a 16 gradi. Anche su asfalto? Sì, è bene l'asfalto che è 16 gradi come la temperatura. Guarda Gianlu che ci sta provando. Chiude bene Giulio. Comunque da davanti di notte sembra un po' il Megane nuovo, con i fanali accesi.
Si sono toccati Vicio e Kaifen questo momento. Vabbè, ormai è così da tutta la gara, quindi non andiamo neanche più con la telecamera. Guarda Gianlu come stacca. Qua molto più duello, a fondo. Duello peso. Giulio, sta facendo gran tappo. Giulio Charles, se mi senti inchioda. Guarda come traiettoria. Cambia traiettoria per uscire molto più veloce. Prova l'incrocio. No, per non farlo passare. Prova a trovare l'incrocio, ma il nostro Giulio sta al centro, careggiata bene proprio. Pista. Ci proverà sicuramente qua in fondo alla chicane Gianlu. Tra l'altro pista molto molto in fondo alla chicane che non c'è qua. Che non c'è qua. Ci prova adesso. Mamma mia come lo sta tentando. Non toccarsi, grande Gianlu. Sì, grande Gianlu. Ci riprova adesso. Si spostano, guardate come si spostano. Mamma mia, entrambi. Fianco a fianco, non molla nessuno dei due. Vediamo come va a finire. La macchina più scarica vince. E Gianlu la favorevole la traiettoria. Attenzione, Nannini sulla destra. Mamma mia, Giulio, dove stacca? Mamma mia, Giulio, infatti va appena largo. La tiene bene. Grande Giulio. Tiene bene sicuramente, ma ha preso un avvertimento. E adesso vediamo qua, è proprio Gianlu taglia Gianlu tantissimo sull'erba. Non è un decespugliatore Gianlu. Tagliare sì, gli ha detto il navigatore. Sinistra te taglia sì. Esce forte Giulio qua, esce forte. Mamma mia. Ci stanno regalando questi ragazzi. Intanto Crisma recupera 2 secondi su Gianlu. Questo combattimento tagliare. Sicuramente favorisce Crisma e anche il Pez, che si trova non troppo lontano. Entra nei box. Tanto, box. Salutiamo chi ci segue da Facebook. I nostri amati seguaci di Facebook. Speriamo bene per la connessione. Qui Sant'Ilario sta cominciando a tempo. Sta incominciando il temporale. Pensavi temporeggiare? Sta cominciando a temporeggiare. Comunque, ragazzi, Giulio chiude veramente bene. Non gli lascia nulla il Gianlu. Fa un po' come il Pez la settimana scorsa, sempre col Gianlu. Il Gianlu trova sempre davanti alla sua strada degli ossi veramente duri da sorpassare. C'erano sull'erba, no? Questa onda qua sull'erba. Mamma mia, Gianlu, come rischia uscita di curva. Speriamo che Gianlu non commetta l'errore della settimana scorsa. Adesso qua prova ancora una volta la traiettoria esterna. Si prova Gianlu, ma esce sicuramente più lento. Purtroppo è troppo addosso. Gli sta lampeggiando in continuo. No, ma secondo me sono i leddini. No, sta proprio lampeggiando. Dici che l'intermittenza ha un contatto che è un'onda. Ah, ok. Un'onda, ma sai che i fili nelle onde sono precari. Vi ricorda qualcosa? Aspetta. È andato Gianlu che allarga leggermente la traiettoria. Aspetta, scusa, Ali in regia, puoi mettere la telecamera su di noi e fare lo zoom su di me? Ecco qua. Che devo rifare la scena. Ce l'hai. Ridillo quella del... Aspetta. Che le onde hanno qualche problema di elettronica, sai che... Da dove arriva questa affermazione del CCR? Ma penso che ho preso una macchina del 94 e cos'è il problema? Un filo. Io che odio l'elettronica. E poi c'avevi un filo attaccato. Un filo. No, ma dovete sapere, io ve lo giuro, vi vorrei pubblicare. Adesso faremo prima o poi un canale Twitch dove faremo anche le serate così. Dovevate sentire la mattina. Attenzione, tutto di maniera! Mamma mia, la tiene. Cosa ha tenuto? Rischiando tantissimo. Intanto il Pez esce, il primo pilota. Secondo. Sì, però è il primo in classifica, volevo intendere. Tra i primi. Che ha fatto il pit stop. Sì, ma era tra i primi, non era il primo. Ok, ma non avete capito dove prende stavo meglio. Arrivando. Dai, prendiamo in giro, dai. Stavo dicendo che il Pez è il primo pilota pilota ad aver effettuato il pit, ma il primo dei due. Dei primi. Attenzione, Ciupito! Comunque, Crisma è a 4 secondi e 1, ragazzi. Sì. Del buon Gianlu che ha fatto l'errorino. Quindi adesso vediamo se c'è questo rientro cattivo. Stop con 30 secondi per Kaifen. È dato Ciupito su Bora. No, non è Bora. Ma per dici? Sì, Bora. Comunque il Speed in quinta posizione. Ciupito su Bora che ci prova. Lo svernicia. Secondo me ha qualche problema Bora allo sterzo. Si vede la macchina a secchettare. Sì, magari ha qualche problema di connessione anche lui, ragazzi. Mamma mia. Bel sorpasso. E intanto Giulio Charles si trova 17 secondi e 8 su BRS. Che non lo stiamo così. Cagando, ma perché sta facendo veramente un altro mestiere davanti. Lui rischia di fare pit stop per entrare prima ancora. Esatto. Tra l'altro, chiediamo conferma al nostro Speedy se sa. Kelfen nei box. Ha preso. Cosa c'è? Stop and go.
Dobbiamo chiedere, dimmi Piero, dimmi, se sapevi quant'è circa il tempo totale tra l'ingresso e uscita, corsia dei pit, con anche il pit più o meno. Ma, allora, se fai il pit gomme e sono 30 secondi fisso, no? Io direi anche tra un entrare e uscire in 40 secondi abbondanti ci sono, anche di più forse. Ah, non, beh, ho, sinceramente sì, non ho mai fatto la prova. Ma tu cambi le gomme e fai pausa paglia o rientri subito così? No, cambio le gomme perché tutta la gara non tirano. Ci vorrebbe l'opzione tasto pausa paglia nelle gare del mondo. Ma perché sai, loro cambiano i piloti, quindi dopo posso fare quello che voglio. Esatto. Noi qua non possiamo. Tanto Gianlu guadagna un secondo dopo l'errore su Giulio Charles. Ah, è Christmas. Ma un secondo e tre addirittura. Attenzione, Luca G è su Speedy. Oh, sesto, ragazzi. È tornato sul forte dopo l'erroraccio. Ma questa, sentite questa base. Vediamo. Questa base assomiglia molto a una base degli anni 90, inizi 2000. Molto caraibica. Ci dai un po' di volume. Solo per il Giallo. Mamma mia, si infila, approfitta dell'errore di Speedy. Luca G ringrazia e si accoda, sfrutta tutta l'occasione del traino Speedy. Vediamo se risponde. E tanto Gianlu, un secondo secco, cosa sta facendo, come sta girando? Abbiamo Christmas che gli mangia un secondo anche lui a Gianlu, ragazzi. Viene su forte anche Stanno Christmas. Venendo su fortissimo. Quindi due. Giulio sta veramente andando piano. Sì, però non molla niente Giulio, non quello è il fatto, perché preso, è da passare. Ha preso un altro secondo e sei Giulio, da RS. Giulio Charles attualmente come un 880 con la seminatrice da 12 metri. E intanto incominciano quasi in tanti a fare il pit stop. Bora, Ciupito, Vigilano... L'ha già effettuato anche Faustacchione. Che è Fausto? Faustacchione. È un mister Fausto e un chione. Ah, è un chione, per fortuna hai detto un mi chione. Mi sono fermato lì. Sai che siamo in un periodo strano. Avete avuto paura, avete avuto. Vacca il treno. Sì, ho avuto un piranito freddo. E intanto vediamo Giallo quanto passerà, mezzo secondo. Mamma mia. Cosa stai facendo? Sta infilando e sfilando i preservativi. A proposito di... hai avuto un attimo di defiance? Comunque non so voi, ma a me non mi arrivano più i commenti su YouTube. Secondo me non sta proprio scrivendo nessuno. Ok, perfetto. Ancora largo Gianlu, allora te le cerchi. Quella curva lì non la digerisce Gianlu. Perché, ma sai qual è il problema? Giulio, eccolo, l'abbiamo sentito quel no famoso. Fermati. Oh! Riparti subito che non perdi niente. E invece qualcosa. Una posizione persa per Speedy. Due posizioni. C'è Giulio. Tre posizioni. Oddio, no, c'è la curva, si salva. Arriva lunghissimo, però. Ho le gomme spiattellate, devo andare. Box, Speedy. Box subito, sì, Speedy, sì. Sfrutta. Comunque, sai cosa c'è che manda in errore Gianlu? Che Giulio fa solo una curva più forte di lui, che qua prende il rettilineo, e lui lo frega tutte le volte lì. Sì. Attenzione, perché intanto. Christmas, esatto. Giulia, stop Gianlu, and go. Purtroppo penso che ci sia un ritiro da parte di Kelfen. Ai. Che ha preso il ride through. Lo stop and go, cosa che ha preso, come si chiama? Cosa cambia lo stop and go drive through? Drive through, passi e non ti fermi. Stop and go, ti fermi 30 secondi. Ah, devi anche fermarti. Senza fare la possibilità di fare il pit. Il pit. Cioè, quindi stai proprio lì, puoi fumare la sigaretta. Cioè, forse sta fumando una sigaretta. Forse sta fumando una sigaretta. Forse è adesso ne prende un'altra e fuma sigaretta. Tanto, RS, 21 secondi e 3 sul Mamma Giulio. Mamma mia, ma guarda qua. Pneumatico. Guarda qua, Christmas. Ragazzi. Christmas, dito, 865. E addosso. Se fanno una bella mossa, potrebbero tirarsi entrambi addosso al Giulio. Sì, dovrebbero fare un attimo di gioco di squadra. Attenzione, perde la macchina, quasi la tiene. Teso. La tiene Gianlu. Ma le gomme forse un po'. Ha chiesto un po' troppo queste gomme, Gianlu. E Christmas si fa sotto come non mai. Lo vede proprio lì attaccato. Cannibale. Ci proverà subito. Il pezzo intanto sta risalendo ottava posizione. A questo punto mi può venire un dubbio che il nostro Giulio Charles stia adottando una guida conservatrice. Ah, potrebbe anche essere. Per farsi... RS e box, ragazzi. RS e box. Subito. Probabilmente quarto, quinto. Ma avete visto il traverso del Giallo? Sì. Sul verde, che è tutto gas. Vediamo se fregherà ancora questa curva Giallo. Hanno ripreso Giulio, Sta andando veramente forte Gianlu, è uscito fortissimo. Veramente forte Gianlu, forse ha capito come farlo. Sì.
Vediamo, vediamo. Passerà con pochissimo, un secondo e 130. Mentre Giulio Char si trova ora in prima posizione, quindi secondo Gianlu, Christmas terzo. BRS. E BRS vedremo. Sì, adesso lo dovrebbe rientrare, sì, in quarta. Assolutamente. Perché Luca G è in 44 secondi di ritardo. Sì, dietro. A 34 minuti dalla fine, quindi colpo di scena subito BRS ai box. Però devo proprio dirvi che purtroppo ha perso altre due posizioni, quindi è entrato sicuramente al posto di Ice, dovrebbe essere l'intorno. Però abbiamo due personaggi ai box, quindi entrerà molto probabilmente dopo Luca G. Mentre sì, Pez, sì. Il primo pilota si trova ottavo, primo pilota a effettuare pit stop. Cioè i primi dei pit stoppari. Ed esce proprio quinto. Quinto, ba. Entrava dopo Luca. Ma forse però è uscito sesto. Sì, deve ancora aggiornarsi. Poco, dai. E Christmas è arrivato. Tutti e tre. Cosa? Mamma mia, cosa sono praticamente una macchina mi è volata. Mamma mia, ragazzi, gomme fredde. Giocano brutti scherzi le gomme fredde. Sì. Io starei attento a questi due ragazzacci. Fatto sotto. Christmas paga qualcosina adesso. No, c'è. No, sì. Sono tutti lì. Sfiammate per Christmas. Cannonata di Christmas. Vediamo. Uscito forte. Attenzione perché anche Speedy me lo dà molto vicino. Quindi BRS conferma la quinta posizione, non sesta. No, è uscito veramente forte Christmas lì, eh. Sì. Sto facendo tantissimi errori in questo giro. Ho fatto due errori madornali. A gommi fregato, sono andato a frenare sull'erba. Vediamo. Mamma mia, Giulio, che pressione deve avere sul coppino. Beh, però non sta sbagliando nulla. Vediamo. E comunque è uscito fortissimo Giallo anche questo giro. Deve fregare adesso. Sfrutta tutta la scia. Se la sfrutta bene, frega in fondo. Si sposta all'interno traiettoria Giulio. Prova a chiuderla Giulio, la chiude bene. Che può provare qua Gianlu, qua in fondo che torna a chiudere bene in uscita. Niente, Christmas quasi fuori per non centrare. Mamma mia, il Gianlu com'è attaccato. Adesso penso che lo stia spingendo. Finisce veramente piano da quella curva lì comunque già in Giulio, Sì, secondo me sta veramente conservando le gomme perché è proprio troppo pulito. Deve forse non si trova con la macchina oppure forse anche il buio che lo rallenta parecchio. Sì, anche se l'Honda comunque devo dire che a differenza delle altre vetture ha un'ottima fanaleria. Questi giapponesi qua non gli devi insegnare nulla. Avevano Luca G in quarta posizione davanti a BRS. Avevano i LED quando gli altri avevano le candele. Mica male, mica male, dicevano. Mancano un po' di tempi in classifica. Speriamo che sia giusto. Che belli vedere i primi tre piloti sbattagliarsi così. Attenzione, si butta dentro Christmas. Mamma mia, Christmas è cattivissimo. Peccato. Cosa ha fatto Christmas? È arrivato leggermente lungo in staccata. Ha visto l'ingresso, si è buttato. Ottima però sportività. Si è fermato, l'ha lasciato procedere. Quindi il Gianlu non potrà lamentarsi. Quindi Giulio fa un altro sospirone, oserei dire. Guardiamo adesso quanto ci mette a tornare sotto al nostro Giulio Charles, il Gianlu, che comunque è ancora vicino. Dunque potrebbe giocare di astuzia con i box Gianlu, aspettare che Giulio va ai box, tira due o tre giri mentre lui è dentro. Io entrerei, per esempio, se fossi nel Gianlu. No, quando entra lui, entro anch'io. No, poi ce la giochiamo. Io quando lui entra io giro, tiro e ti entro davanti dopo. Ancora 30-31 minuti per la fine della gara. La temperatura è scesa ancora, 12 gradi attualmente. No, è Genova veramente forte, ragazzi. Comunque Christmas, ragazzi, è sempre molto, molto corretto anche con gli incidenti. Sì. Lascia sempre Anche perché lì è stato chiaramente un errore di valutazione, perché l'elicottero ha visto lo spazio. Ha visto lo spazio, lanciato. Il nostro Giulio ha inchiodato e purtroppo il Gianlu si è dovuto fermare e lui non ci stava più. Sono cose che succedono. Incidenti e di per percorso. Fortuna nessuno è stato rovinato la gara. Vediamo Pezze che sale in sesta posizione. Quinta? Sesta. Sì, perché c'è BRS. Sì, scusa, ho fatto confusione io. No, quinta. BRS che sta provando ad andare a prendere. Questo qua dovrebbe essere proprio. No. C'è un doppiaggio. Doppiaggio, sì. Dovrebbe avere intorno ai 20 di secondi di ritardo su Luca G. 15. No. Vediamo quando passa. Siamo ufficialmente 15 secondi da BRS. A metà gara. Forse quella 23 secondi BRS di ritardo su Luca G. Forse quella sosta il Pez ha pagato, vediamo.
Vedremo, vedremo. Che alla fine ha il distacco che aveva Giulio. Attenzione, il giallo! O il giallo o Giulio? È il giallo, no, proprio. È giallo. Peccato. Errore per lui. Peccatissimo. Quindi va a perdere la seconda posizione in favore di Christmas, che abbiamo visto essere più veloce obiettivamente. Questo è un momento della gara dove Christmas va veramente bene. Penso intanto si trova 14 secondi e 9, quindi guadagna qualche decimo Suba RS. Sì, sì. Quindi vediamo se dopo questo primo, questa prima sosta, come si evolverà. Intanto comincia a intanto un po' di luce. Ragazzi, vi do una conferma di un commento che funzionano i calli. Eccomi, ubriaco, ma ci sono. Grande calli, ti faremo compagnia più tardi. Tanto c'è anche il Kelfin che ci dice che ha fumato una sigaretta, eh. Sto fumando una sigaretta proprio a confermare quello che stavamo dicendo prima. Quindi Kelfin si è fermato. Tanto attenzione, vediamo Eccolo. Speedy che è inglobato in un combattimento. Sì, abbiamo fatto una piccola battaglia, io Vicio. La stiamo seguendo, siamo proprio ma su di voi. Che ho fatto l'errore prima io, poi l'ha fatto lui, quindi ce l'ho fatta ripassarlo. Gara difficile. Ma io credo che la macchina di Vicio aveva qualche problema, perché la vedevo nelle curve che non era molto stabile. Dai box Gianlu. Il giallo ai box, vediamo BRS che recupera ben 3 secondi su Luca G. Sta andando a fucilata BRS. Ha recuperato qualcosa? Tanto c'è il Cali che chiede dove è Speedy. Speedy è in ottava posizione, che sta combattendo contro il tempo, contro le gomme, contro l'assetto, contro qualsiasi cosa. Tanto contro forte. I muri, contro i cordi, un po' tutto. Non volevo essere così cattivo, ma già hai messo entra davanti e pezzo. Ottavo, sono contento. Punto. Quindi ottima posizione per ora. Ma ricordiamo che mancano ancora 27 minuti, Speedy, per te. Comunque, ragazzi, Kelfin sta fumando una paglia, l'ha detto. Sì, l'ho appena detto, infatti. Hai detto tu? Sì, sì. Ma a me si è aggiornato adesso. Comunque, c'è Gianlu che dice di essersi diventato quinto davanti al Pez. Può essere. Il giallo è qua. È proprio attaccato, sì, il Pez. È attaccato, sì. È entrato proprio il filo sul Pez. Stanno già sbattagliando. Dovrebbero tirarsi a vicenda, visto che è entrato proprio d'osso. Il Gianlu ha le gomme fresche, il Pez si dovrebbe far tirare per andare su. Quindi, se non sbaglio, va a ricrearsi circa di quelli che hanno fatto il box, quindi ufficialmente dei piloti che potrebbero andare a rubare la testa della classifica nel momento in quale prima tre posizioni andranno a effettuare il pit stop obbligatorio. Un pezzo sul Gianlu. Gomme fredde per il Gianlu. Intanto anche la Giorgi Piso che ci saluta. Buonasera, ragazzi. Ciao, auguri, buonasera. E auguri. 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 Tanti auguri a te. No, che si ubriaca ancora di più il Cagli. A te. Tanti auguri alla Giorgi. Lunghissimo Gianlu, ormai ce n'entra il pezzo. Mamma mia, mamma mia. Tanto Giulio continua a girare. Christmas è fatto sotto, guadagnato 2 secondi su Giulio. Guardate su BRS tra poco quanto passerà vicino a Luca G. Chi c'è i box lì? È proprio giù Christmas che entra Christmas in questo momento i box. Giulio se ne va. BRS, 17 secondi tutto. E 7. Recupera un secondo e mezzo, quasi due a giro. Sta tornando Luca sotto anche il giallo a Pez, 6 decimi in ritardo. Sono lì. Quindi Pez è riuscito a scavalcare Gianlu, sì, siccome sì, Gianlu ha fatto lo staccatone, l'ha passato, sì sì. Grande Pez. Abbiamo detto Gianlu c'è la gamba fredda, ci sta tutto, che infatti hanno perso anche 2 secondi su BRS. Allora niente. Io ho scritto al Calli di connettersi a Skype e partecipare con noi. La risposta la leggiamo in diretta. Vai pelo. Stasera vi pacco, virgola. No raga, appena dorme il pupo, tanti auguri Giorgi Piso. Oppala! Gianlu ancora i box. Io l'avevo detto che tirava più di un una Nissan. Scusate ragazzi, Calli. Un attimo solo, ma c'è il Gianlu che torna i box. Sì, evidentemente qualche errore, qualche rottura nel suo veicolo o una foratura può anche essere. Ricordiamo che l'unico che è riuscito a rompere il motore di un autoveicolo per ora di assetto corso. Pelo! Esatto. Tanto neanche niente a Christmas. Salutiamo anche Ronta. Ciao Ronta. Grande Ronta. Quindi Giulio Charles davanti a tutti a 14 secondi e 7 di vantaggio su Luca G. Poi va RS 14 secondi e 5.
recupera ancora due secondi su Luca G. Poi quarta posizione per il Pez, che si trova 22 secondi su BRS. Prova a andare su Crisma e il Pez, adesso sono battagliati un attimo. No, no, sono ancora molto lontani. Intanto, no, prima lo dava davanti, allora adesso che ha fatto la staccatona, è passato. Intanto, no. Intanto la Giorgi dice grazie e dice il livello qui è alto, ma vi abbiamo pensato. Bravi. L'importante è che non ci pensate dopo, sennò avrete dei problemi di coppia. Esatto. Passa Christmas. Intanto sì. Vediamo che solamente i primi due in classifica devono ancora effettuare il pit stop. Bellissimo Madonna, questo ponte di Calatrava. Recupera un sacco Luca G. Noi siamo qua a Reggio Emilia. Intanto volevo dirvi che ho fatto la prima curva con una mano, con l'altra con la sigaretta in mano. Tira giù anche il finestrino, metti il braccio fuori, Speedy. Ah, uguale. E via che ci va in darsena. La prossima volta collego una webcam e metto il gioco. Eh sì, ci sta. Questa sera ci stava proprio il salame. Grande gara dei cani. È da un po' che non portiamo un salame la prossima volta. Perché è un po' che l'abbiamo ospiti. Ma adesso arriveranno sì, anche loro. Sì. E tra l'altro albeggia qui su Suzuka. È un po' che albeggia. Andiamo intanto, BRS Sport a 11 secondi. Bacanone, Christmas che va a sorpassare Kaifa. Sì, ha passato un po'. Ma era un doppiaggio allora. No. Chi ha passato? No, adesso no. Ancora si è ripreso la posizione. E guardiamo proprio Kaifa. Non molla. Mamma mia, cosa tiene Christmas. Non molla, ragazzi. Sì, perché Christmas è rientrato nel box e Kaifa, tac, l'ha fregato subito. Ma si riprende la posizione. Vediamo quanto ritardo. Tanto Gian lo rientra settimo, quindi davanti a Speedy. Sì. In teoria sì. Perfetto, quindi confermo. Sosta rapida. BRS in continuo evoluzione, 10 secondi il suo distacco. Mamma mia, cosa sta facendo? Tanto sono curioso di Giulio dove rientrerà. Giulio deve ancora perché entrare. Secondo me adesso con la luce del sole ha ricominciato a tirare un po' forte perché secondo me è allungato un po' su. La temperatura ancora a 16 gradi, a meno che proprio come dicevi te non abbia avuto problemi di ma sai molti come ti pressione di gomme. Ci insegna il buon Top Gun. Nell'Italia Festival, come calò al buio, lui volò fuori. Non so se vi ricordate. È vero. Proprio vero. Quindi 17. 17-9, recupera due decimi. Luca 8 secondi. BRS. Sta andando come un fucile. Va via cannone, ragazzi. Stasera, questo ragazzo qua. Mamma mia. Nostro veramente, veramente. Ferrarista. Sì. Quanto paga il Pez per curiosità? Sicuramente non ce lo dice, non ce lo dice per ora. Come team di diciamo strategia gara Giulio non ha quello che abita Trinità. Giulio i box, ragazzi. Troppo che il nostro ormai ormai compaesano, nel senso che Selva Piana, il nostro mitico. Lì vicino. Perché si tratta di capire. Si tratta di capire, quello è il problema. Cioè Giulio sta già uscendo dal boss, quindi non ha messo le gomme. Io credo che già abbia fatto un errore, perché ce l'abbiamo 11 secondi. Adesso 32 davanti. No, ce l'ho 5 secondi. 5 secondi. Sì, a 5, giusto. Mamma mia, Giulio Charles è veramente il suo box è stato lampo. Quindi senza gomme ha fatto. Ha fatto solo, come ti dicevo, quindi la sua era una strategia di conservazione della materia. Vediamo se pagherà a sto punto. Sì, perché ha fatto solo veramente il pieno, perché ha fatto veramente un lampo. Cioè, su 2 litri di benzina. Ne ha uno forse, giusto per prenderla. Perché è mentre BRS si trova a 6 secondi e 6 su Luca G. Quindi sta venendo su veramente forte questo ragazzo. Poi sta rettendo anche a Speedy, che adesso si trova a il giallo. Tra l'altro è entrato 4 secondi e 100. Sta dando 9 decimi. Kaifa ancora i box. Forte. Intanto c'è una disconnessione. Sì, siamo in 14. Ciupito. Peccato. Sta dimezzando questa gara. 20 minuti al termine della gara. Comunque abbiamo un Giulio che è rientrato a 11 secondi e basta da BRS. Infatti volevo un goccio di brodo e basta. Adesso vediamo se il Pez con gomme un po' più fresche il confronto a Giulio. Mamma mia, vediamo. Tanto mancano un po' di dati qua, purtroppo la classifica questa sera ci fa tribolare. Qui abbiamo Kaifa che ha perso i box. Kaifa, diciamo che i piloti stanno veramente tirando più non posso. Intanto il Galli che commenta comunque saranno
Le nuove inquadrature. Sarà il vostro commento, sarà il vino, ma che figata di spettacolo che siete. Bella Calli. Oh, Calli. Calli che c'ha gli occhi lucidi, lucidi. Calli, un po' per tutto. Calli, adesso tu devi fare solo una cosa, questa. E bere un goccio di Montenegro l'Alpa, che dopo devi andare. Intanto abbiamo Giulio che perde un secondo /S e uno dal Pez. Vedremo questo fine gara. Già l'ho fatto un altro errore. 4 secondi Luca G. Se non vai in box ti fai superare senza aver fatto sosta. Esatto. Vai finché sei in tempo. Vai, vai. Tanto che abbiamo anche Bora che deve ancora andare in box, eh? Eh sì. È un po' una posizione senti diversa. Senti che pezzo sta arrivando solo per il Gianlu. Vediamo se si riprende con questo pezzo Gianlu. Dato Kai fa ancora i box, quindi avrà avuto problemi anche lui. Può essere un ritiro. Sarà un ritiro anche il suo, ragazzi. Oppure un cambio gomme, dato che sta durando da un po'. Secondo me dura un po' troppo. Senti qua. Ba-bom, ba-bom. Solo per lui. Macchina gialla e nera. Che ingresso è entrata, eh. Sono sicuro che non è stato sotto. Guarda. Un pelo meno, Alle, un pelo meno! Intanto Giulio perde un altro secondo. Due nei confronti di Ba e uno nei confronti di Pez. Vediamo se basta. Volevo fare una considerazione. Vai! È stata più battagliata questa gara qua. È vero! Da un'ora. E altre gare di 40 allora posso dirti sì, secondo sì, me su una perché? Pista di 5,8 km. Ma c'è un motivo secondo me, in quanto sulla gara da 45 anche tutte le macchine uguali devo dire sì però fa, anche la gara da 45 minuti alla fine puoi scegliere tranquillamente di arrivarci in fondo senza problemi, senza cambio gomme, e quindi in realtà non è che stravolge poi molto. Oh, senti qua il box, la strategia box, mentre invece sulla gara da 60 minuti la sconvolge alla grande. Ma cosa dice la canzone? I o e si i o e si pippone i pippone. Che se poi fai così ballano un po' le cuffie ed è bellissimo. Tanto Barres sta attaccando Luca G. Ragazzi, eh? Barres, mamma mia, come arriva! Tutto esterno qua. Su Luca G. Devastante. Intanto, Giulio, io vado a casa un altro secondo. Spiriti ruggenti, ragazzi, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte corriamo. Comunque, sono curioso dalla luna. A fine gara, a vedere dove qua. Secondo me, a fine gara potrebbe essere anche un bel duello per la seconda posizione. E non un duetto? No, un duello. Un duello. A fioretto. Con la mano di Trasche. Due fuori. Vediamo se Bayer riesce a scavalcare Luca G. Io cercherei di stare tranquillo. Mamma mia, esatto. Fa il pendolo. Io ci prova. Di stare tranquillo. Esce a cannone. E un attimo. Quanta scorrevolezza che ha Luca e Bayer. Lo vedo veramente forte. Me l'aveva detto appena provata. Fa queste onde come van forte. È stato il suo primo commento. Bene, quindi vuol dire che si ancora trova, induce subito l'errore su Luca G. O sembra che l'abbia fatto proprio passato. No, guarda dritto qua, continua ad andare dritto. Comunque Giulio prende un altro secondo da Ba e perde altri due secondi al Pez. Attenzione, Giulio forse proprio non vediamo, si trova. Vediamo se questa strategia più caldo poi paga, perché mancano ancora 16 minuti, fine appunto, gara, detto, potrebbe essere un finale a fioretto, ragazzi. E tra l'altro la temperatura della pista sta aumentando, visto che eravamo a 16, cannone, adesso siamo 20. A 8. E attenzione, mamma mia. Allora il pelo salì sul pulpito e poi fece: cittadini, com'è che era? Chi ha l'uccello per favore esca fuori dal tempio del Signore. Mamma mia, che spettacolo. Giulio risponde: con la corona in mano si alzarono pian piano. Mamma mia, e puoi fare anche la vocina, tipo. lavoraci sulla vocina. Che spettacolo questo. Okay. Questo Race for Wind. Abbiamo questo Life is Life Luca Network. G che continuano ad andare ai box. Ma proviamo a rompere. Attenzione, un altro è saltato, un altro pilota. Siamo in 13 in griglia. Madonna. Kaifa.
No, Kaifa è tornato in pista. Kelfen. Kelfen è andato via. Sì. T'hanno visto piangere. Ma Kelfen è già un po' che era, penso, in box. Sì, ma ce l'hanno tolto proprio dallo schermo. Qualificato. Mi sa che dopo un po' che non giri potrebbe causare. Qualifica. Forse. Esatto, Luca G ha già preso 3 secondi e 6. Comunque, infatti, il mio giro veloce col buio. Cioè, perfetto. In quanto speedy? 2.04.7.8 fatto. Sì. Mi giro veloce al buio. Tanto il pezzo è 8 secondi e 7. Recupera ancora qualcosina su Giulio. Caro Alan. È bellissimo. No, adesso la faccio tutta così. No, ti prego. Sì, no. Sì, sì. Vai, speedy sul traguardo. Così. Attacca la curva 1 con una staccata della madonna. Mi viene a fare in mente il giochino Warhammer. Non era Warhammer, sai quello della guerra con le banane? Te la ricordi che c'era il giochino? Che c'erano i vermi che si lanciavano le banane bomba. È vero. Era Wars Armageddon. Bellissimo, bellissimo questo. Perché sennò mi viene a fare ancora più acuto, capito? Adesso com'è? Non sei molto. Adesso sembri Hulk, tipo. Bellissimo. Attenzione, Luca G. Attacca Barnes a 4 secondi. Ma chi è che arriva con un cannone? Chi è quello che è Christmas? No, non è Christmas. No, è un doppiato, forse. Io non riesco a piangere serio con questa vocina. Non riesco a seguire niente con questa cucina. Se mi trovate contro un muro sapete perché. È colpa di pelo. No. Dai, è colpa di Halle. No, no, vai. Ancora. Ne vogliamo degli altri. Senti la base sotto come va. Tanto Luca G continua a non fare, esatto, il boss. Guarda il pezzo che è 7 secondi e 2 recuperando un secondo. Mamma mia. Tutto per tutto. Adesso non riesco più a capire quando hai la voce normale o no. Anche io ho paura adesso di parlare, obiettivamente. Ma la musica questa sera è molto molto disco party, quindi, ragazzi. È forte sulle casse. Bam, 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 il Calli, bam, messaggio bam, di bam. Servizio. Beh, adesso però Johnny capire come si pronuncia Baccio. Ma adesso siamo ancora con la voce ufficiale per il commento. Andiamo su Speedy. Mamma mia, Speedy. Guardiamo. Rimane dentro. Arriva, staccata alla S. Fastidiosissima. Cosa avrei fatto? Vanno anche te. Pronto. Bellissimo. Stupendo. Vai, Speedy. No, io mi fermo adesso. Dove pezza 6 secondi e mezzo su Giulio. A fare gli idioti, che bello. No, ma è bellissima questa cosa, ragazzi. Tutte le sere qua su Life is Life Network adesso. Con una voce diversa dal solito. Esatto. Ma ce l'hai una sexy tipo rallentata? Ah. Fammela calda. La faccio io. Mi devo. Fammela caliente. Mi sto scaldando. Comunque, io ho visto solo adesso che non c'è neanche Freddo Mostro in pista. È stato. No, è uscito da un po' Freddo Mostro. Io l'ho visto adesso, grande Ciccio. Vai! Cicci sul pezzo e salutiamo appunto. Tanto ci diamo 5-5 per il pezzo. Bacce del team Race for Fun. Che ci scontriamo settimana prossima. Il fatto che Giulio adesso ha preso 15 secondi delle UKG, quindi se fa la strategia del Giulio. Ma si sa invece che cos'è, ragazzi, quel riquadrino piccolino giallo di fianco? Luca G box. Scusa. Dove? Di fianco all'icona. Cioè, mi stai dicendo quello che c'è scritto 1? Cioè, quello che c'è su Luca G? E sugli altri no? Cioè, No. E vedi che c'è un riquadrino giallo di fianco all'H di Honda? Io non lo vedo. Che ogni tanto cambia, ogni tanto no? È la connessione. Ah, è la connessione. Hai capito? Sì. Quindi Giulio c'ha una connessione ottima. Allora, più dove bassa, c'è anche c'è la vicio. Più è bassa, più è buona. Più la connessione è migliore, sì. Ah, ok, più quindi Giulio è quello buona. Che c'ha la connessione peggiore, ok. Ma anche vicio. Sì. Anche Speedy. Mentre Vulcaniano è fermo ai box, non ce l'ha proprio. Non ce l'ha proprio. Ma io ce lo vedo, esatto. Che sono Vedo tu Speedy, beh, perfetto, io lo vedo già anche da tu. Tanto 4-4.
Chi ha fregato sul beat? Vacci sui primi, sul secondo e terzo, che sono in guerra ormai. Tanto c'è Giulio, che c'è un doppiato dietro che non si riesce a cavar via. Esatto, che lo tiene lì per il pezzo. Penso sia proprio Kaifa. Fanno gioco di che come è per Aise. Proprio dietro Luca G, Mamma mia. Cos'è che ha fatto Luca G? È uscito giallo, dietro il giallo. È uscito, sì. Ah, ok. Dietro o davanti è uscito? Però allora, da davanti però... Sì. Davanti, davanti ma di un pelo proprio. Di un pelo goffo. No, allora un po' meno di un pelo goffo. Cosa stai dicendo? Che sono un ciccione? No, no, che Giallo muro. Ok, Giallo, non nominiamolo più perché Giallo muro pieno, mamma mia. Quando nominiamo il Giallo sta facendo come Speedy ai vecchi tempi. Non si è capito perché ha cambiato traiettoria proprio di colpo. È andato dritto per schivarlo, secondo me. Ma va. Ma a me sembrava più un errore di connessione o di lag. Vabbè, ha preso il muro pieno. È andato fratelli a destra fratelli, mentre la curva era a sinistra. Al Giallo ha preso il muro, fratelli. Sì. Quindi abbiamo un Luca G in quinta, sesta Speedy. Vediamo il pezzo a 4 Settima. Secondi e 288. Guardiamo il pezzo. C'è doppiato. Sì. C'è doppiato, vediamo se lascerà passare il pezze o... Lo sbandieratore ha messo fuori la bandiera blu quando è passato, anche adesso. Metto fuori la bandiera blu dopo che passa, guarda. E la... Comunque, il doppiato lì si fa dar lei. Che o dovrebbe essere o Kaifa, o Kaifa o Bora. Non so chi sia. Speedy. Lica. Volevo farti una domanda, ma le tue gomme sono usurate adesso? Ma vengono abbastanza bene. No, devo dire che dai, no, rimettila pure. Oh, attenzione, la macchina è andata via dritta, ma non sa che era un doppiato, una macchina verde nera. Appunto, il giallo. Che c'è veramente un uomo d'acciaio quando come è il giallo, è il giallo che è dietro di te. Mamma mia, che bello. Che bella questa chicca, salva la che tutte le sere le vogliamo. Intanto respira Giulio, grazie al doppiato. Ma pezze 4 secondi e 4. Attenzione, Luca si è girato. Viene affiancato da Speedy. E Speedy lo passa, quinta posizione per Speedy. Speedy passa. Zitto zitto, muto muto. Ringrazia. Con la macchina che trema. Sì. Altro che, com'è che si Giulio, Gianlu che torna a farsi sotto. Non mi sento più ragazzi. Nulla, che adesso va. Mi si chiama. Ok. C'era una comunicazione di servizio. Speedy è appena largo. Intanto Pez recupera 4 decimi, 3, 4 e 1. Mi sa che Giulio comunque stia gestendo le gomme veramente bene perché fa un po' di elastico. Ma dipende anche dai doppiati. Mentre ormai ricordiamo che là davanti a tutti, comunque c'è sempre lui, BaRS, che mette 25 secondi su Giulio. E fa veramente 25,8? Una cosa 25,823. Vediamo adesso se aggiorna, ma sarà sicuramente un pelo di più. Mica difficile. Due peli di più. Anche perché il pezzo è sceso 4, quindi anche lì ha preso un altro decimo. Vediamo questi 6 minuti di gara. Attenzione, perché Luca si stava provando, ha perso un po' il muso. Devo sperare che il giallo si faccia sotto Luca G. Secondo me molto carica perché riesce ad andare via il rettilineo. Ce l'hai quasi addosso, Speedy. Taglia pieno, perde la macchina in uscita, quindi va a guadagnare in questo momento Speedy su Luca G. Attenzione, attenzione, errore per il Pez. Può essere anche una leggera sbavatura. In tutto per tutto 8 secondi, Ai, 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 perde 4 secondi. Stanno tirando come più non posso questi ragazzi. Tanto Luca G va a perdere appunto con, guardate quanto si perde, 3 decimi solo con una derapata. E intanto tra quei due lì sta arrivando su anche Gianlu a un secondo e 6. Attenzione, è arrivata anche la Chiara, buonasera anche a te. Facciamo un saluto alla Chiara. Chiara. Facciamogli un saluto a Bodo. Chiara. Oh Chiara, 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 Chiara. Ciao Chiara, aia. Hai morsicato quello che non dovevi morsicare. Bravo, ha dato una musata. Pieno. Ma
attenzione, attenzione, mamma mia, Luca. Andiamo, Luca, tieni più il cordolo. Luca Agi, Luca Agi, sospitaci. Forte, ci sta Luca Agi, che siamo molto... Tonci Patonci. Tonci Patonci, Speedy, sì. 29-11, attenzione. 2911 giri al minuto. Tanto giallo, ma... ho dato su 2 secondi, 3. Ma vuoi dire che ci sia... Non erano le dimensioni una volta 29-11? Ragazzi, intanto qui in sede, Life is Life Nerd, abbiamo la prima zanzara tigre. Ormai si centrano. Sì, è là davanti a te. Guarda come vola. Vola, vola, vola. Adesso va da Ale, non vola più. 4 minuti e mezzo fine gara, ragazzi. Tre... La frazione delle gomme altissima. Speriamo che mi tengono fino a fine gara. Falle scoppiare, 33 gradi. Che mancano 2 giri al termine gara, Speedy. Tieni duro. Luca, largo. Speedy respira. Però non ha perso tanto, bisogna solo stare attenti ai drive-thru e... Sì. Perché comunque tutte le volte che vai fuori... È che lavoro. Recupera 6 decimi. Questa è una pista dove è difficile prendere fuori pista, Ok. Non te ne dà tantissimi. Oh, perfetto. Oh, bom, bom, bom. Mamma mia, bom, bom. Questi ultimi giri. 3 minuti e 40 alla fine gara. Si prova adesso. Non c'è lo spazio. Però esce velocissimo. Madonna, come esce forte. Più interno. È molto carico di ala. Mamma mia. Gli va via Speedy. Vediamo. Vediamo la staccata in fondo. Come sarà. Sicuramente ci proverà Luca G. Alla bella Speedy, la fa veramente forte. Ah, l'ha fatta cannone Speedy. Ma la perde Speedy qua in questa curva l'uscita. Ma non portargli sfiga che ti tiro la testata. È sempre Team Palanchino Racing. Tanto trovatevi un pilota che rimane concentrato in diretta. Boh, mamma Lilu. Vocina adesso. Ciao Speedy, attenzione. Luca G negli scarichi di Speedy. Non molla. Non molla un centimetro. Si avvicina paurosamente. Si fa vedere. Gli stoppa lo specchietto. Mamma mia. Gli toglie il numero. Butta dentro. Mamma mia. Risponde il... Mamma mia Speedy, come risponde. Io non so chi sei, io non ti conosco. È sempre il contrario, Pelo. Io non ti conosco, io non so chi sei. Ma quella l'ha detta Johnny, io dico diverso. Ci sono i diritti d'autore. Tanto Petty si porta 5 secondi e 8. Pit window chiusa. Però mi sembra un po' tardi. Quindi Vulcaniano sicuramente eliminato da questa gara vincente nei primi 12. Peccato. È a punti. Ma rimane a punti. Andiamo. Quindi, abbiamo un'altra disconnessione perché eravamo in 13 fino a poco fa. Sai che c'è la canzone che... Allora, questi due ragazzi hanno stancato tutti, anche voi da casa, immagino, perché alla fine girano... Un po' davanti, vedere come ci hanno messi. Andiamo a vederla davanti, il nostro bellissimo, amatissimo SS underscore, ba underscore RS. Team? Mio no. È mio. Curvone, attenzione. Luca si è girato. Si è girato. E Gianlu va a guadagnare la sesta posizione. Peccato. Era tirato questo duello. Per fortuna non va a perdere nient'altro in quanto il Pez recupera altri 2 secondi su Giulio Charles. Peccato quell'errore. Sì, manca un minuto a fine gara. A meno peccato che sbaglia qualcosa Giulio. Perché comunque sì, avrebbe potuto, secondo me, sbattagliare per la seconda posizione. Era 4 secondi. Tanto forse vedremo anche un'altra battaglia, perché Speedy perderà leggermente la macchina e quindi il giallo si farà sotto. Ma ce l'hai proprio con Speedy stasera? Ma no, è per fare un po' sempre di spettacolo sul finale, capito? Ah, ok, ma ovviamente ragazzi, un po' di per ora se non... Speedy, ragazzi, pensa alla gara. Quinto, cioè. Tanto guarda che Giulio ha tenuto lì Aise, fai sempre da guardaspalle nel caso arrivasse sul pezzo. E intanto proprio lui, RS. Attenzione a che cominciare. Giulio si trova un doppiato davanti anche. Uno davanti, uno dietro. È in un panino di doppiati, quindi attenzione. Lui ha detto che non vuole correre rischi. Intanto RS, io starei proprio con lui. C'è il Pez che è 3 secondi e 1, ma in questo mezzo giro. Non è tanto, perché ha incominciato il giro con 5 secondi e mezzo, quindi... Tanto, attenzione, è già là che fa l'ultimo giro, e quindi siamo nel corso dell'ultimo giro. Attenzione, Ray Trooper, Gianlu. Ah, peccatissimo. Appena detto che era difficile prenderli. Della tirata tra compagni di squadra. Sto RS qua.
Ciao, sono Lillo, il Calli. Ah, il Calli è in bolla. Ci siamo. Sì. La bottiglia di Montenegro, secondo me, è già la seconda. È arrivata, è arrivata. Mamma mia. Mamma mia. No, ragazzi, adesso vi faccio vedere. Possiamo farla vedere? Bellissima la foto che ci ha mandato. Dopo vai a vedere sul gruppo quando è finita la gara. E siamo in macchina con lui, il mitico BaRS, detentore della pole position di questo evento a Suzuka, durato soli 60 minuti. Tutta la gara in testa. Gara magistrale, ragazzi. Sì. Senza rivali. Gara avevamo appena letto la sua biografia che diceva: io non sono un pole man. Hai fatto il pole man e poi adesso vai a fare anche il primo. Ma mi sa che... Che giro. Sta incominciando a prenderci la mano questo ragazzo. È sempre lì davanti, sì, quasi tutti i weekend. Esatto. Tra i primi, cioè, attenzione, sì, perché arriva come un cazzabombardiere Pez. Sì, 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 sì. E manca ancora più di metà pista. E quindi andiamo proprio a salutare. Oh, vedremo. BaRS che intanto sta facendo drive through per limiti del tracciato. Appunto, il giallo, ma va bene, sempre la conferma. Ah, io leggo tutto, ragazzi. Anche triangolo, tutto, selezione. Andiamo qua, sul BaRS che va a affrontare l'ultima curva di Suzuka. Qua. Un'ora di gara e la vince così. Grande BaRS, poi arriverà Giulio Charles. Aspettiamolo, che sta ancora indietro. Quindi guardiamo se festeggia BaRS o se semplicemente gira. Gira, gira. Finché non finisce, se torniamo dietro. Ma io vado qua, 1-6, peccato. Sfrutta tutta la pista per uscire. Ci fortissimo. Prova. Ci non prova. Gli frega niente dei. Io taglierei limiti anche la S. La butta dentro in questa chicane, ma peccato. Nulla da fare, peccato per gli errori. Quindi seconda posizione per Giulio Charles, meritatissima. Tutta in conservazione, lo possiamo dire. Sì, sì, conservazione, sì, della specie, insomma. Terza posizione per il Pezze. Pezze arriva dopo un errore anche lui, dopo vari errori. Sì, sì, sì. Intanto taglia il traguardo quasi. Christmas. Intanto hanno tagliato il traguardo insieme, che erano doppiati. Andiamo a festeggiare Christmas che sta arrivando adesso. Quarta posizione. Quarta per posizione lui. Per lui. Sono arrivati anche Aise, Vicio e Fustacchione. Comunque abbiamo Speedy. Si va a tagliare la posizione. Corre dietro Speedy. Mamma mia, ma io inviterei il Pezzi in tutina, perché è già un po' di tempo che lo vediamo nelle prime tre posizioni. E sarebbe ora che si esibisse. Esatto. Questa, esatto, è vero. È in questo vero show. Quando uno ha ragione, bisogna dargliela. Bisogna dargliela. Quindi, donne, fatevi avanti. Il nostro Alle. Il nostro. Guardatelo, sta arrivando. Top 5. Eccolo qua. Speedy dall'ultima posizione fino alla quinta. Gara tutta in salita, senza mollare un attimo. Gara, grande Speedy, gara. Complimenti a te. Arriva anche il giallo, Luca G che ha sopraggiunto il giallo, mi sembra proprio sul finale. Sì, 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 sì. E adesso andremo a vedere, anche perché comunque obiettivamente il giallo ha una penalità e quindi andrà sicuramente in fondo. Peccato per il giallo. Peccato. Chiude in sesta posizione, poi Luca G in settima, Fustacchione CBR in ottava, Aise nono, decimo Vicio, Kaifa undicesimo, Bora dodicesimo, Ciupito, Kelfen, Freddo Mostro e Katav a chiudere i primi 16. Non ha dato, è rimasto dritto al giallo, ma non gli ha dato la penalità. Però non gli ha dato bandiera a scacchi. Non gli ha dato la bandiera a scacchi, hai ragione. E lì sarà da capire un po'. In teoria, sì, drive through sarebbe da 30 secondi. In teoria, bisognerebbe fare i conti. Più che altro gliel'ha dato gli ultimi due giri. Quindi, come fai a valutare? Hai da tirare via 30 secondi. Devi togliere 30 secondi dalla sua gara. Quindi, com'è andata Speedy questa gara sul Zucca? Allora, ero sicurissimo di arrivare a muro perché ero stanchissimo, poi subentra l'adrenalina della gara. Hai fatto una delle tue migliori gare. Ho fatto un recupero da penultimo a quinto, proprio non ci speravo, ma neanche se veniva giù la cosiddetta suddetta in alto dei cieli. Esatto, sempre lei. Dai, buono, sì, buono. Sì, sì. Grande, stiamo guardando i replay, novità assoluta, che a fine gara riusciamo ad avere i replay su tutte le auto. Perfetto. Quindi andare a vedere anche i punti salienti di questa gara. Possiamo addirittura cambiare veicolo, andare a scegliere. Ma secondo me Pelo non ti si sente. Ah, può essere che non mi si senta. Ok. Può essere tutto. Ma anche già in modalità relax senza cuffie.
Intanto ti chiedo, Speedy, se puoi accedere anche tu alla videocamera. Sì, yes. Stavo cercando di farlo, ma mi è andato un po' in palla il telefono e non mi appare più l'icona. Non mi fa, non so perché non mi fa attivare la fotocamera. Non capisco questa cosa qua. Prova. Beh, non mi fa avviare la telecamera. No. Niente, non mi avvia la telecamera, ragazzi. Niente, intanto noi andiamo a vedere proprio qui a rallenti qua della postazione un incidente. Chiediamo quindi alla regia di andare sul ortopè, un incidente tra il veicolo numero 15 che va a schivare sull'esterno. Guardate qua che bellissime queste riprese, che possiamo giostrarcele noi come ci pare. E qua arriva anche un'altra macchina, quindi abbiamo due piloti di un altro calibro che andiamo a vedere, si sono fermati addirittura, bellissima questa immagine. Ecco qua che arrivano altri due, è la fine della gara, dove cioè, abbiamo provato pelo queste immagini bellissime, molto veloci. Sì, praticamente ha salvato due giri. Dai, non è male. No, forse no, se faccio così. No, ho salvato un cazzo. Ok. No. Ti scordar mai di me. Ma non è che dovevi attivare a te questo funzione. Eccomi qua, ce l'ho fatta. Eccolo, dov'è? Oh. Eccoli. Super Speedy. Bella, dai, bella gara. Lunga, mamma mia, ragazzi. Ora. Tosta, tosta. Però mi sono divertito, dai. Ho fatto la mia tattica di stare tranquillo, con calma, e ce l'ho fatta. Dai, secondo me è andata molto bene, anche proprio a livello di correttezza di tutti i piloti che erano in pista. Mi è sembrata proprio un'ottima gara. Ci sono stati qualche scontro, ma niente di eclatante. Comunque sono stati tutti errori, diciamo, dovuti alla concentrazione. Comunque 60 minuti di gara si fanno dare del voi. Beh, poi devo dire, veramente non mi aspettavo in questa, in questa gara lunga, tante battaglie. T'ho detto, secondo me è proprio un discorso di tempistica, nel senso che quando vai oltre i 45 sei obbligato a fare qualcosa, quindi ti mettere in gioco, o che fai una strategia più conservatrice, come ha provato a fare il nostro Giulio Charles, che però si è rivelata non proprio essere la soluzione ideale. Vuoi per una poca confidenza col veicolo, che lui, ricordiamo che lavora sempre in Ferrari, cioè usa sempre la Ferrari, quindi ti dico, io secondo me è una gara difficile, però questa tipologia con così tanti minuti ti comporta a dover studiare una strategia che può rivoluzionare la classifica sostanzialmente. Ma secondo me anche la Honda, che se ti ricordi una delle prime volte che ho guidato ho usato questo giochino a casa di Pelo, avevo usato proprio una Honda proprio per essere di casa. E si è visto da subito che è proprio una macchina adattabile, cioè molto gustosa da usare. Tanto ti sente molto l'assetto. Sì, ti fa. Sì, questa macchina qua confermo. Sì, cioè, proprio cambia una cosa, quindi cambia magari il comportamento del veicolo. Magari che anche piloti che sono leggermente più lenti solitamente, magari con questa macchina si trovano anche più a loro agio, ecco. Ma io devo dirti, l'ho provata poco, perché ho avuto poco tempo, ma come guida mi sono trovato abbastanza bene, perché non è molto distante da McLaren, perché anche McLaren è una macchina che con due cose senti tantissima differenza dall'assetto. Sì, questa, quella cosa lì ho trovato questa similarità. Secondo me questa inserisce molto di più però della McLaren. È un po' più lenta nelle curve veloci. Nelle curve veloci sì, paga, ma nell'inserimento curva fa paura. Ha molta trazione, ha tantissima, ha una potenza veramente bestiale sta macchina. Ma quando entra la coppia va. Noi non riusciamo a farvela vedere, forse. La macchinina che abbiamo qua giù? No. Sono venuto con la Honda Speedy. Ce l'hai le foto? Volevo entrare in pista con la macchina reale. Potevi farlo, cacchio, potevi farlo. Sì, adesso faremo un video della partenza della sotto. Cioè, da freddo. No. Vogliamo sentire il VTEC da freddo? No. No, perché potrebbe succedere ancora quella cosa ai fili. No, sono nuovi. Ma sì. Speedy, così per sapere, hai guardato sul nostro gruppo? No, non l'ho ancora visto. Vai a vedere la foto che ha pubblicato il Calli con Lascialo vedere anche io. Che spettacolo. Allora. Ma ci sta andando, secondo me. Ma così la vedono tutti. E poi sembra un cotechino sopra una fotocamera. Ma che brutti piedi che hai, Calli.
Comunque, ragazzi, queste gare qua monomarca sono avvincenti. Sì. Io torno a pensare che il fatto che tutte le auto sono uguali dia uno spettacolo. Trofeo. C'è poco da fare. Come vecchi tempi. Assolutamente. È un trofeo 127. Ah, guarda lì, bello stravaccato sulla televisione a guardarsi la gara. Ma che bello. No, ma secondo me non hai capito cos'è stravaccato sulla televisione, però. No, il piede. Sì, sì, visto, si vede, si vede, si vede. I due bei piedini del Carletto. Sì, programmate poi due di foto in realtà. Mamma mia, questa musica psicadelica. Adesso andiamo della seconda. Ma io ho mandato. Provi a sentire Speedy se il giallo ha intenzione di venire o no. Perché io gli ho mandato un messaggio, ma non l'ha letto. La prossima. Ho visto, che chiamava. Stava chiamando lui. Quindi, prossimo evento, Speedy, dove saremo? Il prossimo evento è abbiamo una sfida, un WEC con il gruppo RFF, che sono il Race for Fun. Sì, voilà. Questa sfida WEC, quindi ogni team avrà 5 GT3 e 5 GT4 a Spa. Quindi griglia pienissima. Sì. Griglia piena, sì, griglia piena. Quindi speriamo bene in tutte le varie connessioni. Quindi una trentina di piloti, più o meno. 20, perché più di 20 serve non tiene. Mamma mia, com'è bello! Guarda, rimettimi la voce. Mamma mia! Aspettate, silenzio tutti, voglio la vocina. Eccolo qua, il grande Gianluca mandato, che dobbiamo capire che ce l'ha mandato, però va bene lo stesso. Grande gara per te, come sempre sei andato a tagliare tutte le cunette che c'erano, l'erba adesso è dell'altezza giusta. Ciao Gianlu, puoi parlare? Non si capisce niente. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Il Gianlu con questa vocina qua sembra, come si chiamano quei cricetini, dai, famosi Chip Chopli, Chipmunks. Bravo Speedy. I tre topini che cantavano. Sì. Ah, possiamo fare una canzone. Non sono famosi. Gianlu, quanti errori mi hai fatto stasera? Tantissimi. Ne ho fatti tantissimi, ragazzi. Sono entrato al pit e non ho fatto benzina. Praticamente entrato al pit, ho fatto 3-2-1 e sono uscito fuori. Poi sono rientrato ancora. Peccato. Ma poi quando ti avevo davanti vedevo che facevi tanti errori e poi quando eri in battaglia anche con Luca, quando è uscito dal pit ti sei girato. Ho perso proprio la concentrazione, il nervosismo e basta. Ho detto stop. Peccato, tantissimo. Che poi ti ha dato il drive thru alla fine. Sì, hai preso il drive thru. Retro, porca miseria. Ma Gianlu, domanda, ma tu avevi l'assetto quello che ti avevo detto io tutta giù senza ala? Perché ho visto infatti devi stare lontano dai cordoli, cavolo! Ti sei girato due volte sui cordoli. Ti ho seguito, pelo, anche a livello di cambio ti ho seguito. Ma è vero che va, Va da Dio, va è un'altra macchina. È un'altra macchina. Saliva su benissimo. Poi le tue dritte sono state ottime. Infatti sei visto il risultato. Visto come mi avvicinavo. No, a parte gli scherzi, tu eri velocissimo. Quando acceleravi veramente andavi. Andavi via cannone. Andavi via cannone, avevi proprio la macchina. Come usciva anche dalle curve. E come uscivi dalle curve, cioè avevi molto di più. L'unica cosa è che sì, forse dopo il nervosismo, immagino che quando uno entra ai box, prepara la gara tutta settimana, arriva ai box, si scorda di far benzina, dopo il nervosismo la fa la padrona. Giustamente, per l'amor di Dio. Ho due strategie aperte pit, non mi ero accorto, e mi è entrata dentro la seconda con dentro 20 litri la qualifica e infatti 3 secondi sono uscito, ho detto madonna così veloce, poi guardo 20 litri, ho detto mancano 20 minuti, 20 litri, ho detto non ce la faccio, no. Già. Però ho perso l'attenzione lì perché sono un po' arrabbiato da solo, quindi sono erroracci che non bisogna farli, però ma si fanno. Io comunque ti ringrazio perché ho portato a casa la quinta posizione. Speedy ringrazio. Speedy lo sfruttatore. Non ce l'ho fatta a fare la qualifica, sono partito penultimo e quindi guarda, sono proprio gara lunga, ma
è volata, sinceramente, non pensavo. Guardalo, guardalo, guardatelo, è qui il nostro Alia. Non ringrazia nessuno e se la prende. Un saluto dalle regie, mi raccomando, ragazzi. Sul volume, assolutamente. Bella, tenuto alto questa sera il volume. Stasera spinto, eh. Stasera è stato il numero uno nostro Ali regia. Ragazzi, cosa facciamo? Ci salutiamo e proviamo ad andare verso la nanna, che domattina tutti lavoriamo, secondo me, a parte il giallo che come sempre. E io ieri ho fatto 16 ore. Solo. Ma che finta, appena comincia a lavorare. Ah, sì. Vuole la pensione, ragazzi. Allora. Vuole la pensione. No, e non è che voglia la pensione, però. E non la vedrai mai. Ma metta giù la voglia, cioè, metti giù la voglia. Cioè. Peccato per il contatto con Christmas, lo scrive proprio in questo momento. Edward. Hacker. Hacker. Edward. Edo? Edo chi è? Edward Hacker. Eliasac. Eliasac. Se non sbaglio, eh. No, Edo Back, no, forse o no. Kaifa, non mi ricordo. No, forse Kaifa, sono... perché l'Isaac forse si chiama. Kaifa. No, sì, sì, no, l'Isaac potrebbe essere. Ma l'Isaac non corre la stasera. Ah. Vabbè, comunque. Uno dei due. Vabbè, comunque grazie per aver commentato. Italia 1. Allora, ci vediamo qui mercoledì prossimo. Intanto noi sui nostri canali questo sabato e questa domenica saremo impegnati per un'altra gara del mitico campionato italiano autocross. Velocità che, su terra. Oh, esatto, no. Che si svolgerà in quelli di Maggiora, quindi Nord Italia sopra Novara. Saremo impegnati per il commento sia delle gare che delle qualifiche. Intanto arriva anche Vicio che ci saluta, quindi ciao a tutti e Vicio. Ciao, Vicio. Un saluto a Cicci soprattutto. Grande Vicio. Nitro di parte. Mamma, vabbè. Anche lui. E dopo questa notizia bomba, ragazzi, passo la linea a nessuno perché chiudiamo e andiamo a casa. Quindi ciao a tutti, ciao ragazzi, Speedy, Vulca, Giallo. Alla prossima. Grazie. Ciao a tutti, alla prossima. A mercoledì prossimo. Sempre casa Martello. Ciao ragazzi. Grazie. Vai a tutto a casa sempre. Ciao ragazzi, sempre grazie a Life is Life Network per l'occasione. Ali regia, il Cicci e l'Alan. E ciao. Alla Race for Win. Buonanotte a tutti. Ragazzi, ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao.